Volevo semplicemente introdurre appunto questa iniziativa, avrei dovuto farlo ieri, purtroppo per disguidi vari sono arrivata in ritardo e quindi il seminario era già iniziato. Dunque intanto volevo ringraziare appunto l'Istituto e quindi Fiorinda Livigni e anche Nello Predossi per aver ospitato questa iniziativa, questa due giorni dedicata a Kojève, interprete del suo tempo, che è in realtà l'inaugurazione di una sequenza più lunga, un ciclo di seminari organizzati da me e Sabina Tortorella con il patrocinio del Collegio Internazionale di Filosofia, e il resto dei seminari si terranno a Parigi appunto mensilmente fino a giugno. Ora, l'idea diciamo che ha animato questo progetto è stata intanto diciamo, la volontà di cogliere un pretesto, e gli anniversari sono sempre gli ottimi pretesti, quindi i 50 anni dalla morte di Kojève il 4 giugno 1968. Non siamo state le uniche a cogliere questo pretesto, perché lo dicevo già ieri, c'è stata una grossa conferenza a Bruxelles organizzata da un funzionario della Commissione molto affezionato al pensiero di Kojève, che ha riunito esperti di tutto il mondo del pensiero di Kojève per appunto discutere della sua eredità oggi. Titolo della conferenza Europe Kojève 2018 è stato anche l'occasione di lancio di una piattaforma più vasta che esiste ancora e che appunto intende continuare questo lavoro lanciandosi in progetti di varia natura, quindi pubblicazioni, ulteriori conferenze, probabilmente una mostra. Tutte queste cose probabilmente avverranno a Parigi, ve lo dico semplicemente per chi è interessato a seguire diciamo questo sito Europe Kojève 2018, che sarà appunto una piattaforma di aggregazione di tante iniziative ispirate a Kojève. Oltre però al pretesto dell'anniversario, diciamo da parte nostra c'era anche un po' l'idea di ritornare a Kojève. Kojève appunto Marco Filoni definito un classico sconosciuto, e chiaramente potremmo dire un noto e per l'appunto non conosciuto, che tra l'altro in Francia è un pensatore che suscita ancora perplessità, scetticismo, ostilità, forse anche più che in Italia per vari motivi, e tornare al pensiero di Kojève, in particolare diciamo all'elaborazione successiva alla svolta nella vita attiva di Kojève, che dopo la Seconda Guerra Mondiale appunto comincia una carriera di funzionario presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze francesi, come sapete, e però nonostante sembri accantonare la filosofia continua incredibilmente a scrivere di filosofia. C'è una mole enorme anche di scritti inediti che sono conservati nel fondo Kojève della Biblioteca Nazionale francese, e appunto il Kojève diciamo così successivo agli anni 40 è un Kojève che si stacca per certi versi dalla relazione, per certi versi anche morbosa, con il pensiero italiano, non perché dimetta i panni dell'interprete di Hegel, ma è sicuramente un Kojève che si allarga a raggiera perseguendo una serie di riflessioni su problemi e tematiche che appunto consentono di pensare Kojève non solo come interprete magistrale e però appunto distorcente del pensiero di Hegel, ma come un pensatore a tutto tondo che si misura con infiniti campi del sapere. Quindi il ritorno a Kojève è un tentativo appunto di valorizzare questa dimensione non strettamente hegeliana del suo pensiero, e di farlo attraverso questo formato che abbiamo scelto, che è quello del dialogo, quindi restituire Kojève a una costellazione di relazioni e di dialoghi con pensatori contemporanei, non solo gli habitués del suo seminario, tra cui appunto Bataille, Eric Weil, Lacan e tanti altri, ma anche con interlocutori come appunto ad esempio Schmitt, Strauss, lo stesso zio Kandinsky, con cui Kojève ha intrattenuto appunto degli scambi epistolari e non solo. E per questo abbiamo deciso poi di strutturare queste iniziative in questo modo, quindi invitando esperti di ambiti disciplinari diversi
perché mettessero in scena, e ieri è stato un'ottima esperienza con Nello Preterossi e Maria Laura Lanzillo, appunto, ieri il dialogo era Schmidt-Kojève e abbiamo rimesso in scena senza alcuna teatralità, ma insomma un confronto fra i due pensatori. E oggi continuiamo su questa scia, quindi con la prima parte della giornata dedicata appunto al dialogo Kojève-Lacan, e questo pomeriggio invece sarà Kojève, Bataille e Kandinsky. Adesso io lascio rapidissimamente la parola a Marco Filoni, che sarà moderatore di questa sessione. Marco, diciamo, per coloro i quali si interessano a Kojève, è una figura estremamente nota, è il custode per certi versi del pensiero di Kojève, ha scritto in francese e in inglese un testo appunto intitolato Filosofo della Domenica, vita e opera di Alexandre Kojève, ma ha anche editato, ha pubblicato una serie di testi di Kojève in italiano e in francese, e quindi è effettivamente un vero così, custode, non della memoria, ma del pensiero infine di Kojève. Quindi lascio la parola a Marco e grazie. Grazie, buongiorno, scusate il ritardo, ahimè le ferrovie italiane non si smentiscono. Ringrazio molto Jamila Mascat e Sabina Tortorella per aver organizzato questo incontro napoletano. E, no, non sono il depositario di nessuna memoria, ho avuto la fortuna prima di altri di avere accesso ai materiali riguardanti Alexandre Kojève una quindicina d'anni fa, e la prima cosa che mi sono accorto lavorando nella casa dove Kojève ha abitato dal 1928 fino alla sua morte nel 68, quindi ben 40 anni, è stata che nessuno... C'era un solo biografo prima di me di Kojève, si chiamava Dominique Offray, che era uno psicanalista lacaniano, quindi il suo interesse per Kojève partiva da Lacan. E quindi quando io mi sono occupato di Kojève, sono partito, era una tesi dottorato quella che stavo facendo su Kojève, sono partito con l'idea di scrivere una dotta interpretazione, sono arrivato lì, mi sono reso conto che c'era molto materiale inedito, mi sembrava un lavoro molto più onesto intellettualmente quello di sistemare questo materiale, cercare di offrirlo alla comunità degli studiosi. Detto questo, insomma, mi sono occupato del pensiero di Kojève, di varie sue declinazioni, ed è interessante che Jamila e Sabina mi hanno chiesto di moderare questa parte di tavola rotonda, di incontro, quindi quella dedicata al dialogo fra Kojève e Lacan, che è l'unico probabilmente aspetto di Kojève che non ho mai trattato, e quindi sono molto contento che me l'abbiano chiesto. Il problema Kojève e Lacan è un problema molto discusso, e davvero parlo poco perché non voglio la mia figura di moderatore, insomma sarò fedele all'invito fatto dalle organizzatrici. Il rapporto Kojève e Lacan secondo me è stato un rapporto molto vitale fino agli ultimi anni, nel senso che io ho avuto l'impressione, è solo un'impressione, che era un rapporto apologetico sia dall'una che dall'altra, cioè c'erano i filosofi che si occupavano di Kojève che dicevano Lacan altro non è che un usurpatore di concetti kojeviano, c'erano i lacaniani che dicevano ma no, è vero che Lacan riconosce Kojève come suo solo maestro, ma alla fin fine Kojève insomma è una figura non così importante nel pensiero di Lacan. A me sembra che questa vulgata sia andata avanti per anni, anche grazie ad alcuni aneddoti che poi non si sono rivelati veri. Nella biografia di Offray c'era tutta questa vicenda relativa a un manoscritto nel 1935, sono varie lettere fra Kojève e Lacan. Lacan segue i corsi di Kojève, Kojève collaborava già alla rivista diretta da Coiré, Les Recherches Philosophiques, e avevano in mente di scrivere un saggio a quattro mani Kojève e Lacan dal titolo Hegel e Freud. Allora sembrerebbe che, così diceva Dominique Offray ormai più di vent'anni or sono, sembrava che Kojève avesse scritto il primo il primo paragrafo di questo saggio, Lacan se ne impossessò nel 68 dopo la morte di Kojève insieme alla copia della Fenomenologia dello Spirito di Hegel annotata da Kojève, e da lì tutta una serie di altri aneddoti più o meno veritieri sul loro rapporto. Ecco, a me pare che finalmente, anche grazie ad uno studioso
di origine argentina che opera in Francia, si chiama Jean-Paul Lucchelli, ha scritto un libro interessante su Di Vallon à Cogè, vi citerò il titolo esatto. Lacan di Vallon à Cogè è uscito nel 2018 e insomma lui ha pubblicato anche le lettere inedite di Lacan à Cogè, ha pubblicato vari saggi e sta un po' mettendo ordine alle grandi tematiche che stanno dietro. Ad esempio ha fatto una cosa molto interessante che ha presentato al convegno di Bruxelles di cui accennava prima Jamila, ha mostrato in maniera molto convincente come l'état du miroir, il concetto lacaniano, derivi da una pratica risalente a Vallon, ma dal punto di vista teorico deriva dalle lezioni hegeliane di Cogè. E quindi mi pare sia giunto finalmente il momento di lavorare sui testi, visto che questi testi ormai sono tutti disponibili alla Biblioteca Nazionale, tanto quelli cogeviani, quelli lacaniani sono quasi tutti editi per quanto riguarda gli anni di cui stiamo parlando, e quindi finalmente si può mettere un punto su questo rapporto. E mi fermo qui e credo che passerò subito la parola alla nostra unica ospite donna, ed è un piacere darle la parola. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti e anche grazie soprattutto di questo invito che mi onora. E Marco mi ha un po' anticipato perché sì, effettivamente questo collega Lucchelli ha ritrovato queste 5 lettere un paio di anni fa nell'archivio Cogè, che sono dei biglietti, proprio dei bigliettini con l'intestazione di Lacan, queste 5 letterine di Lacan a Cogè in cui si coglie insomma uno stile molto ossequioso, molto riverente nei confronti del maestro, e si intuisce anche insomma, che c'è un rapporto, non si intuisce, si capisce, però si legge, c'è anche un rapporto un po' personale, mi saluti sua moglie, insomma queste cose, ed è buffa una cosa che è abbastanza lacaniana, se posso dire, insomma, del personaggio. A un certo punto lui si scusa e dice: mi scusi professore se io arrivo tardi questo periodo, mi metto sempre un po' al lato del tavolo per non dare fastidio, ma sono molto, le lettere sono del 35, tutte 5, ma forse lo sapete, non so, vabbè, comunque finisco subito, poi passo all'intervento vero e proprio, e mi metto sempre un po' di lato, ma sto scrivendo un testo che mi impegna moltissimo e quindi tardi. Ora, questo testo è I complessi familiari, che è un testo molto bello, ancora molto attuale, che è considerato, in cui appunto Lacan parla dei complessi familiari, cioè del complesso di svezzamento, del ciò che accade in una famiglia occidentale lacanianamente intesa, ma direi anche molto hegelo-gocevianamente intesa, perché insomma è quello che caratterizza il testo, è la grande insistenza sulla separazione tra natura e cultura, no? Questo lo caratterizza. E no, la cosa però, che è quasi un aneddoto, che volevo dire, che effettivamente esiste questo testo, cioè ci sono delle pagine scritte da Cogè, no? Come tu sai, per questo testo progettato a quattro mani, ecco, esatto quello, sì, bravo, che io per la verità ho dato solo un'occhiata. Lacan non ha scritto mai una riga di questa cosa, mentre ha scritto I complessi familiari, e nel piano di lavoro di questo testo a quattro mani ci avrebbe dovuto esserci anche un capitolo sulla famiglia. Insomma, Lacan in sostanza lo scrive da solo, questo è abbastanza lacaniano, insomma. Ecco, dunque, io oggi vorrei fare un po', ovviamente insomma abbastanza così succinto, tentare di fare un po' un percorso, diciamo, dal primo al, chiamiamolo, secondo Lacan, cioè Lacan che poi viene, diciamo, alla fine degli anni 50, cioè Lacan che inizia, introduce se stesso in sostanza nell'ambito psicanalitico, no? Lui nasce come psichiatra, come sapete, e cioè Lacan dell'immaginario, a cui accennava anche adesso Marco, e poi un po' il transito invece all'introduzione del simbolico come ordine, insomma, autonomo, eccetera. Insomma, ecco. Allora,
Nel testo del 49, che si intitola Lo stadio dello specchio, formatore della funzione dell'io, in realtà questa è una, cioè il primo testo è del 39 di questo stadio dello specchio, che però è andato perduto, che è l'originaria comunicazione del congresso di Marienbad di Lacan, in cui lui enuncia la dialettica dell'immaginario e tra l'altro viene clamorosamente interrotto da Jones perché sta cominciando a diventare eretico, perché il testo è una rilettura, ma dal mio punto di vista in realtà molto fedele, ma insomma una rilettura del narcisismo freudiano. Quindi questo testo, che poi compare negli scritti, è del 49. Allora, in questo momento è già chiaro a Lacan che io è un altro, in piena fedeltà all'ascito freudiano sul narcisismo. Secondo Lacan, l'io originario costruisce se stesso sull'immagine idealizzata dell'altro, che per Lacan in questo momento è un altro scritto con la piccola, perché è proprio un altro, cioè un altro soggetto in carne ed ossa, mentre poi nel Lacan del simbolico l'altro sarà scritto con una A maiuscola che indica l'altro del linguaggio, ma anche indica una radicale dissimmetria di relazione tra soggetto ed altro. La propria gestalt del soggetto colta in quello specchio che l'altro è per lui rimanda all'io in formazione il vagheggiamento di una propria originaria e presunta perfezione. Come accennava Marco, Lacan qui attinge sia agli studi di Vallon sulla percezione che a quelli di etologia. Il potere morfogeno e necessario dell'immagine speculare permette una prima strutturazione dell'io, proprio dell'io parliamo, non del soggetto. Esso contiene e tiene a bada il rovescio della medaglia, che è costituito invece dal reale, cioè del concetto di reale, poi verrà molto sviluppato da Lacan, diciamo chiamiamo dell'ultimo periodo, anche se sarà un periodo molto lungo, però è già presente in embrione, in Fieri, in testi molto molto precedenti. Quindi il rovescio della medaglia è il reale dell'incompiutezza corporea, del fantasma di un corpo in frammenti, poiché nasce dalla prematuranza reale del bambino, quindi un fantasma che però in questo momento è interessante vedere come per Lacan questo fantasma ha radici percettive in qualche modo. No? Ecco. Essa lo differenzia da tutti gli altri animali e lo rende un animale irrimediabilmente disadattato, lo costringe a sperimentare il vissuto freudiano di Ilflosigkeit, che è tradotto sia con impotenza che con derelizione, mi pare che derelizione sia meglio, cioè uno stato di abbandono. Questa derelizione nella lettura lacaniana, che vede l'altro nelle sue varie declinazioni, sia grande o piccolo, come preesistente per definizione, sia in senso logico che cronologico, al soggetto, ed è dovuto essenzialmente al vissuto di dipendenza dalla potenza che l'altro è per lui. Quindi non più sua maestà il bambino, per citare Freud dal saggio sul narcisismo, quindi un bambino onnipotente. Lacan affermerà invece con forza, soprattutto nel seminario 4, che è già insomma successivo a questo periodo, che è l'adulto il vero onnipotente. Da lui l'infanz dipende in tutto e per tutto, soprattutto dal dono del suo amore. Quindi la nascita lacaniana, l'idea lacaniana di una nascita precoce, anzitempo, del piccolo umano precorre, come accennavo prima, quella di reale. Qualcosa che sfugge radicalmente a ogni presa, che lo occuperà tanto nell'ultima parte del suo percorso. Al punto dello sviluppo, che coincide con lo stato dello specchio, l'infanz si vede illudendosi di essere come non è, ma questo gli è necessario perché gli fornisce la prima forma di soggetto nel caos in cui si trova. Detto in altri termini, la vista del proprio corpo intero, lo specchio, è perfetto, fornisce all'infanz una padronanza immaginaria che anticipa una padronanza che poi, anche se poi sarà illusoria questa padronanza, però ci sarà, diciamo. Questo movimento originario in cui il piccolo di uomo si guarda e si concepisce come altro da quello che è una dimensione essenziale dell'essere umano, lacanianamente. Essa strutturerà tutta la vita fantasmatica e resterà come registro psichico
sempre presente, la canne predilige il registro sincronico piuttosto che quello diacronico, no? È contro tutte le psicologie dello sviluppo, insomma, no? Tutto resta nell'inconscio, rimane tutto. La dialettica lacaniana dello specchio attribuisce dunque all'io una doppia alienazione, qui entriamo in un ambito interessante, e da un lato l'io è costitutivamente fuori di sé perché si struttura sull'altro, io è un altro, come diceva qualcuno, Rimbaud, ed è in questo altro che trova la propria origine e una possibile forma iniziale. Questa è la lettura lacaniana del narcisismo freudiano. Dall'altro lato l'io è condannato a non poter mai corrispondere alla perfezione immaginaria dell'altro in cui si specchia, ed è la seconda alienazione. Questa concezione si scrive perfettamente nella traccia critica, mi sembra, alla funzione costitutiva dell'io e al suo primato sostanzialistico che è in atto all'epoca da più parti, sia della dialettica hegeliana mediata da Kojève, che vede l'altro strutturalmente implicato nella costruzione del soggetto, ma anche dalla fenomenologia di Husserl e dall'analisi esistenziale di Heidegger, ma insomma anche Sartre se vogliamo, cioè un decentramento radicale del soggetto all'esterno verso l'altro. All'epoca di questa prima teoria dell'alienazione, per Lacan è già chiaro che soggetto e io non corrispondono. L'io è l'oggetto che occulta il soggetto, l'io è un oggetto. Questa è anche la grande polemica lacaniana con le derive, da un punto di vista lacaniano, che ha preso la psicanalisi, soprattutto quella americana, che è diventata, sta diventando, insomma, una ego psychology, lo sta diventando, lo diventerà molto, molto rapidamente. L'io è l'oggetto che occulta il soggetto, che per Lacan evidentemente è il soggetto dell'inconscio, quello che si esprime nelle sue formazioni, sintomi, atti mancati, sogni, motti di spirito, in esso risiede la verità del soggetto e la sua sovversione, l'eredità freudiana che Lacan raccoglierà enunciando il suo ritorno a Freud, appunto, così lui parte, diciamo, inizia. E anche finisce dal mio punto di vista, insomma. È al soggetto dell'inconscio che la cura è rivolta, no? La famosa enunciazione Voes var solich werden può essere letta a più livelli, ma insomma è evidente che il livello a cui Lacan la legge è questo: l'io deve andare laddove c'è l'esse, cioè se non va alla sua origine non troverà mai la sua verità. Poi vedremo come questo, insomma, verrà, vedremo un po' come verrà fatto, diciamo, nell'ambito della cura. E non è l'io che deve colonizzare l'esse, no? Perché c'è anche questa lettura, insomma. L'assimilazione del soggetto all'io operata dalla psicanalisi post-freudiana, un po' quello che dicevo prima, sarà il tradimento e l'asservimento della psicanalisi alla psicologia. Per Lacan l'io è quello che si costituisce come descritto nella dialettica immaginaria dello specchio, esaltato e impotente, rapace e fragile, alienato, catturato dall'appetizione e dalla rivalità aggressiva verso l'altro, paranoico dirà poi lui, insomma, no? Anche di se stesso dirà: sono un paranoico di Parigi. Eppure la dialettica immaginaria e la costruzione di un io a carattere puramente immaginario identificatorio resta centrale nella costruzione del nucleo del soggetto, grazie a quell'illusione che contiene il reale e che consente di immaginarizzarlo nel fantasma inconscio. Anche dopo, nel corso degli anni 50, quando Lacan assegnerà un primato assoluto al simbolico, poi ci arriviamo, e al potere del significante, o quando già dalla fine degli anni 50 attraverserà i travagli legati al tema del reale e del godimento. La funzione dialettica del riconoscimento attraverso l'altro si esprime qui nel rapporto del soggetto con la propria immagine speculare. L'immagine ha un potere quindi di causazione del soggetto, lo unifica da un lato, dall'altro opera quella divisione insanabile tra l'io e l'altro. Non lo posso mai raggiungere. Qui da un lato mi sembra di poter dire, ma questo lo diranno meglio i filosofi, nell'impianto di pensiero l'influenza della dialettica hegeliana, che prevede la costruzione del soggetto umano attraverso la mediazione dell'altro.
da un altro lato da dialettica immaginaria che caratterizza questo momento lacaniano è apparentemente lontana dalla dialettica hegeliana del riconoscimento nella lettura mediata da Kojève, perché è tutta attorcigliata intorno alla dualità rivalitaria e alle istanze violente di impossessamento. La componente aggressiva in primo piano è come unico sbocco il puro desiderio di annientamento dell'altro, ricettacolo e sostegno del desiderio del soggetto stesso. Cito Lacan: ogni conoscenza umana trova la sua fonte nella dialettica della gelosia, che è una manifestazione primordiale della comunicazione. Ecco il fondamento su cui si differenzia il mondo umano da quello animale. Questa è una cosa su cui lui non precederà mai. L'oggetto umano si distingue per la sua neutralità e la sua proliferazione indefinita. Esso non è dipendente da alcuna coaptazione istintuale del soggetto. Ciò che fa sì che il mondo umano sia un mondo ricoperto di oggetti si fonda su questo, che l'oggetto di interesse umano è l'oggetto di desiderio dell'altro. Questo viene dal terzo seminario, quindi già da un'epoca un po' successiva, cui Lacan insomma ha già proclamato l'autonomia dell'ordine simbolico e anche altre cose. Per tornare a quello che dicevo prima, se d'altra parte il desiderio animale è la condizione necessaria all'autocoscienza, qui invece cito Kojève, ma non ne è la condizione sufficiente, cito sempre lui, si può dire che sul primato immaginario il soggetto lacaniano sia relegato al suo essere animale, che precede la possibilità di trascendersi e divenire ciò che non è, Kojève, dirigendo il proprio desiderio verso un altro desiderio. Questa cesura che Lacan colloca tra l'altalena immaginaria, come la chiama lui, e l'introduzione di un terzo termine simbolico e umanizzante resterà una costante del suo pensiero. Sicuramente la maggior parte di voi conoscerà benissimo tutta la polemica con Derrida, insomma, no? Come Derrida ha decostruito questa prospettiva, poi vabbè, questo è un altro discorso, non sono così lontani Derrida e Lacan su certe cose, ma insomma, questa è una cosa che non c'entra niente. La prospettiva lacaniana qui nella dialettica dello specchio è comunque molto vicina a quella kleiniana, sapete la Melanie Klein, no? Questa grande analista inglese, no? e sull'angoscia persecutoria, che è diciamo anche questa causativa in qualche modo, è strutturante il soggetto umano, e l'angoscia personale che è indotta originariamente, inevitabilmente dall'incontro con l'altro, che diventa il motore appunto di tutto lo psichismo. Come per Lacan e anche per la Klein, quindi siamo da subito precipitati nel campo dell'altro comunque. Quindi da un certo momento in poi, anche rispetto alla relazione speculare, per Lacan conterà questo: la posizione del soggetto nel simbolico. La tripartizione lacaniana dello psichismo in simbolico, immaginario e reale costituirà un transito centrale, rivoluzionario direi, inaugurato con la formalizzazione dello stadio dello specchio, dalla lettura della teoria freudiana del narcisismo che ormai si configura come dialettica dell'immaginario. Quindi l'io si costituisce non solo sull'esteriorità dell'immagine idealizzata, ma l'oggetto investito libidicamente è collocato nel luogo dell'idealizzazione, non si ama insomma che il proprio ideale. Lacan esplicita la portata di questa enunciazione freudiana e sottolinea, sempre sulle tracce di Freud, tutta la valenza ingannatoria della tensione desiderante verso l'altro a livello dell'io, cioè a livello immaginario. Questa tensione, tutta declinata sul piano delle identificazioni immaginarie, prevede la coincidenza del soggetto con l'io, eludendone l'intima divisione che ne fa invece soggetto dell'inconscio. Soggetto come luogo dell'altro, dunque, come luogo della parola, anziché come termine di un gioco di infiniti rimandi immaginari. Infatti, da un certo momento in poi, la questione per Lacan sarà: chi parla a chi? Chi è l'altro, che a questo punto è diventato
grande a cui la parola è rivolta. Tuttavia, la relazione immaginaria primordiale fornisce non solo la prima strutturazione dell'io, ma anche il modello per ogni possibile legame erotico che ad essa si deve sottomettere. Cito Lacan dal primo seminario, che è un seminario del 53-54, in cui appunto lui legge il narcisismo freudiano e diciamo, elabora in maniera molto molto importante questo tema della... l'altalena speculare, insomma, no? La dialettica dello specchio. Ad essa si deve sottomettere per poterla naturalmente trascendere. Essa inoltre permette, come del resto era stato per Freud, la valorizzazione dell'oggetto in quanto oggetto idealizzato, perfetto, in gergo psicanalitico oggetto fallico. Tuttavia, poiché questa dialettica è un'illusione, cioè questo livello, diciamo, no, immaginario è illusorio, ciò che vede il soggetto non può essere veramente assunto al proprio interno. Prima che intervenga il simbolo, la parola che attraversa il corpo e introduce le rappresentazioni facendone un corpo parlante, questa è la caratteristica degli umani per Lacan, insomma, siamo dei corpi che parlano, dei corpi che godono e che parlano. E prima che il proprio desiderio venga riconosciuto dall'altro della parola, esso può essere colto solo nell'altro. Qui cito Lacan di nuovo dal primo seminario. Evidentemente qui Lacan si sforza, come sempre, di mettere in logica le cose e di uscire dai cascami psicologistici. Per questo il movimento duale io altro immaginario, cioè l'altalena, la specularità, è indefinito e costituisce quell'alienazione a cui non c'è via d'uscita. Se si mantenesse solo questo piano non sarebbe possibile nessuna convivenza tra esseri umani. A un certo punto Lacan dice: l'uomo è una bestia feroce, fondamentalmente è una bestia feroce. La convivenza diventa possibile, e questo forse ci interessa, prego. Ti ho 5 minuti. Oh Gesù, 5 minuti? È una cosa terribile. Allora, vabbè, comunque insomma, questo piano immaginario mi pare, allora faccio un salto enorme, perché è molto importante... cioè è molto importante il fatto che per Lacan, insomma, sì, lui scrive lo stadio dello specchio in più, diciamo, stesure, cioè non lui, insomma, comunque. Ma già dal primo seminario in realtà lui introduce un qualche tipo di terzo elemento, cioè una qualche, diciamo, dimensione simbolica, quindi lui riesce a parlare già di desiderio persino su un piano immaginario, quindi in realtà lui, insomma, su questo piano che pure introduce, su cui tornerà moltissime volte nel corso del suo insegnamento, resta molto poco. Lui è subito diciamo, fascinato dalla parola, dal linguaggio, no? Quindi scusate, devo trovare... ecco, quindi da questo livello qui, che già permette peraltro una modificazione, perché poi non ci dimentichiamo, insomma, Lacan è uno psicanalista, quindi gli interessa la cura, gli interessa la possibilità di modificare, di cambiare soggetti, di curare, appunto, no? Già da questo livello qui è possibile, dal suo punto di vista, introdurre un elemento di novità, cioè nell'ambito narcisistico questa altalena di desiderio che non è, diciamo, riassorbibile, ma che invece subito viene in qualche modo contaminata dalla parola, quindi da un terzo termine, si introduce subito la possibilità che l'altro sconvolga il soggetto, per cui il piano narcisistico viene superato. Questo si vede molto bene nel primo seminario, e questo è molto importante perché dal mio punto di vista non è freudiano, per esempio, è proprio lacaniano. Insomma, per Freud il narcisismo è un po' inamovibile in qualche modo, no? Ecco. Poi, dalla dialettica dell'immaginario, il grande transito lacaniano è quello all'autonomia dell'ordine simbolico e poi l'alienazione significante.
di cui cercherò di dire qualcosa rapidamente. Quindi, oltre l'immaginario e la sua altalena, sebbene già smussata, come vi accennavo, fin dal seminario 1 con l'introduzione di qualche dimensione terza, il desiderio di riconoscimento in Hegel e l'assioma che Lacan ne trae con la mediazione di Gogev, cioè il desiderio umano è il desiderio dell'altro, segna il passaggio all'introduzione dell'autonomia dell'ordine simbolico e dalla sua supremazia. Questo si comincia a vedere benissimo nel secondo seminario, ma soprattutto il testo in cui proprio questo è una specie di cosa splendente, un trionfo, è Funzione campo, e il discorso di Roma del 53, in cui insomma la parola ha un potere sconfinato, si può fare tutto con la parola. Il simbolico diventa l'apparato che mette insieme la parola, cioè il linguaggio, ma soprattutto la parola, con l'Edipo freudiano, a cui Lacan ha aggiunto da subito, oddio, un terzo termine che è il fallo, che segna il rapporto non solo con la castrazione ma anche con il linguaggio. Il fallo è il significante dei significanti, dirà poi Lacan, no? Che regola il godimento del soggetto. Quindi è fortemente ribadita in questa, chiamiamola topica, la cesura tra natura e cultura, naturalmente, e questo mi sembra molto interessante, la cura della parola, cioè la talking cure, come già avevano detto i pazienti di Freud, diventa la possibilità che la parola piena prenda il posto della parola vuota, del linguaggio comune, cioè di quello che i soggetti si raccontano di se stessi, mamma è stata cattiva, papà mi ha abbandonato, per trovare quello che effettivamente non è una verità storica, è una verità soggettiva. La sottomissione alla legge simbolica e all'Edipo, cioè la rinuncia al godimento incestuoso, fanno del soggetto un soggetto di desiderio. In sostanza il desiderio non è più appetizione per l'oggetto dell'altro o per l'altro in quanto oggetto, perché a livello della prima, chiamiamola sempre topica, il desiderio era desiderio di ciò che tu altro possiedi. Io voglio proprio quello che tu possiedi e per fare questo ti devo distruggere. Oppure io desidero te, soggetto in quanto oggetto, ti rendo oggetto e ti distruggo, cioè voglio te. C'è il famoso caso di Marguerite, che sarà la tesi di dottorato di Lacan, no? Che poi era la mamma di un analista molto importante, di Anzie, che ha letto tutto su questo piano, no? Questa signora, insomma, che aveva letto a suo ideale un'attrice molto famosa, cerca di ucciderla, insomma, no? La coltella, non la uccide. Ecco, quindi insomma qui si parla proprio di, Lacan parla di soddisfazione simbolica, nel senso che unendo parole tipo, allora io soggetto rinuncio al mio desiderio, che secondo Freud era invece un desiderio indistruttibile, cioè il desiderio di incesto, che per Lacan in questo momento invece è molto distruttibile, nel senso che si può obliterare, no? Si può negativizzare, poi dopo non più. Rinuncio al desiderio di incesto per amore tuo, padre. Lacan introduce il nome del padre, la metafora paterna. Io per amore del padre con cui mi identifico rinuncio e ho in cambio qualche altra cosa, cioè ho una soddisfazione simbolica. Quindi c'è l'unione della legge edipica con il piano della parola, del linguaggio. Cito Lacan, in nessun punto, si riferisce alla interpretazione dei sogni di Freud, appare più chiaramente che il desiderio dell'uomo trova il suo senso nel desiderio dell'altro. Non tanto, io non credo che sia vero, questo è Lacan, non è Freud, ma insomma, vabbè, non tanto perché detenga le chiavi dell'oggetto desiderato, quanto perché il suo primo oggetto è di essere riconosciuto dall'altro. Più di così. Questa è funzione campo. Poi, quanti minuti ho? Due? Sì, dai, insomma. Vabbè, adesso la farò breve. Da questo momento in poi, l'altro per Lacan dopo questo momento, oltre, Lacan e l'altro e la sua collocazione, cioè scusate, per Lacan la collocazione dell'altro diventerà sempre più problematica, non ci sarà più un altro del riconoscimento, ci sarà intanto un altro dell'alienazione significante, cioè l'altro, quindi in questo
transito, no? Che diciamo, Lacan, la cosa migliore è leggerlo a periodi, insomma, anche aiuta. L'altro è il depositario dei significanti che definiscono me soggetto. Allora il desiderio diventa un portato delle catene significanti che stanno nell'altro. In questo senso il soggetto è alienato, cioè l'altro non riconosce più, non ha più questa funzione, come dire, intersoggettiva, no? Di nascita proprio, insomma, in qualche modo alla vita umana. L'altro diventa alienante, perché lì ci sono, non solo perché lì ci sono i significanti del soggetto, quindi il mio senso sta nell'altro, sta altrove, non sta in me, ma perché in questo momento Lacan sta cercando di fare un'operazione molto complicata, cioè quella di tenere insieme un livello, diciamo, relativo al linguaggio, che è sempre la sua fissazione, con un livello pulsionale. Perché, diciamo la verità, il Lacan del simbolico, della pulsione, non è che gliene importa molto, insomma, non... ecco. Poi sì, e lì io credo che, insomma, lui si allontani. Si è parlato anche di parricidio, vabbè, insomma, tu queste cose le sai benissimo, di parricidio, insomma, i padri uccidono, scusate, i figli, ho fatto un bel lapsus, i figli uccidono i padri, insomma, effettivamente in questo Lacan, che è il Lacan da una parte del reale, del godimento, e dall'altra sempre però un Lacan del significante, no? È difficile tenere insieme questi due piani, lì c'è un grande ritorno a Freud, perché c'è un ritorno alla pulsione di morte. Quindi a quel punto il problema diventa grosso, perché il soggetto diventa talmente grosso che poi diciamo negli anni 70 Lacan dirà non c'è il rapporto sessuale, no? Cioè gli esseri umani non si mettono in rapporto, cioè vanno a letto, in realtà l'aforisma va a letto proprio al contrario, cioè si scopa, se mi è concesso dirlo, ma non si ha rapporto, no? Quindi l'altro diventa proprio un grande problema. Quindi il rapporto è sia con l'altro, quindi l'altro dei significanti, ma anche con la cosa. Lacan introduce questo concetto freudiano fondamentale che Freud ha nominato tipo 5 volte in questo testo molto antico, che è il progetto per una psicologia straordinario, e Lacan lo riprende e fonda lì il più bello dei suoi seminari, dal mio punto di vista, che è il settimo, che è considerata la svolta lacaniana, ma insomma era pronta da tanto tempo questa svolta in realtà. Ecco, quindi lì abbiamo un'ulteriore complicazione, il rapporto all'altro, ma anche il rapporto alla cosa, perché il godimento transita su quel livello là. Quindi insomma lì si rintroduce la pulsione di morte, la ripetizione, quindi insomma il pensiero lacaniano diventa sempre più complesso, sempre più farraginoso, e soprattutto il rapporto all'altro diventa sempre più difficile. Ma forse mi fermo per ora. Grazie mille. Grazie a voi della pazienza. Credo ci sarà modo di tornare sulle cose di cui ci ha parlato Cristina Cimino. Cristiana, perdon. Come nata di Paolo? Lascio ora la parola a Luciano De Fiore, che... per riprendere quanto diceva Cristiana Cimino in tema di desiderio, è un attento studioso, non soltanto dal punto di vista storico-filosofico, ma anche dal punto di vista, se così posso esprimermi, letterario. Cioè, non da ultimo Luciano De Fiore ha pubblicato un libro dove analizza su uno scrittore contemporaneo, Philip Roth, analizza la tematica del desiderio, e questo mi pare un'ottima notazione da fare
momento in cui il concetto è vivente, e mi pare che in questo, in particolare in quest'ultimo libro, insomma, ci dimostra, perlomeno a me ha fatto questa impressione, l'idea che si possa studiare il concetto di desiderio in questi filosofi di cui stiamo parlando stamane, Lacan e Kojève, ma anche in vista di qualcosa di molto attuale. Gli lascio subito la parola, Luciano. Grazie Marco, grazie all'Istituto, a Jamila, a Sabrina. E direi qualcosa proprio del rapporto Kojève-Lacan a proposito del desiderio dell'altro. Cosa mi interessa della relazione intellettuale tra i due e quale ne considero il lascito? Che entrambi sono pensatori del resto. Detto in termini metafisici, pur entrambi intrigati dalla dimensione dell'uno, fino in fondo alla loro riflessione, pur attratti irresistibilmente dal confronto con Hegel, tendono a non abbandonare l'attenzione per il due, alla Kant. Ma attenzione, di un Kant, così lo definirà Lacan, già proto-hegeliano. Il due che resta non consente quiete, tranquillità della coscienza, calma metafisica, e non perché ci si riferisca a un che di noumenico, un che di insimbolizzabile, a qualcosa che insomma sfugga alla comprensione e all'assimilazione della cultura. Perché la simbolizzazione stessa produce quel surplus capace di metterla in crisi, e il che fa ricordare lo Hegel della frenologia, insomma l'osso dello spirito. In termini lacaniani, ogni discorso ci consegna un resto, si dà sempre un impedimento a che ça marche, che le cose vadano poi nel verso giusto fino in fondo, no? Incontriamo quel che di arduo che è irreale. Avviene lo stesso per Kojève alla fine della storia, questa è la mia scommessa, e io sono grato all'Istituto che mi ha consentito di tornare su questi temi che, come Marco sa, frequento da tanti anni, perché Kojève è una passione che è data in me da molti anni, e qui però oggi ho avuto l'occasione di ritornare su alcune mie riflessioni. E questo è un draft veramente, insomma, che condivido con voi, non sono fino in fondo convinto di quello che dico, però voglio vedere se parlandone la tesi si tiene. E avverrebbe appunto questo resto, si darebbe anche per Kojève alla fine della storia, qualsiasi significato si dia alla fine, qualsiasi significato si voglia dare alla storia. Il saggio, vogliamo chiamarlo il soggetto supposto a sapere, constata insomma che la vita continua alla fine della storia, non si lascia comprendere tutta, abbracciare tutta, come se anche la vita, oltre che la donna, fosse sempre non tutta. E per Kojève questo resto che è vita può assumere le forme di eros, di una sessualità che stranamente, incomprensibilmente ama. Perché tutto ciò avrebbe a che vedere con Kant? Intanto perché in un'ideale storia del pensiero Kant è il pensatore che forse più rigorosamente, cioè con maggiore angoscia, riflette sull'altro, a partire da una soggettività che su quell'alterità si sporge. E poi perché per il Kant della nota alla critica della ragion pratica, cito, la vita è la facoltà che un essente ha di agire secondo le leggi della facoltà di desiderare. La facoltà di desiderare, continua Kant, è la facoltà di quest'essere di essere, mediante le sue Vorstellungen, cioè mediante le proprie rappresentazioni, la causa della realtà degli oggetti di queste rappresentazioni. Il desiderio appartiene dunque per Kant all'ordine della rappresentazione. E questo convincimento riguardo alla vita, comune a Kojève e a Lacan, passa, a mio avviso, per una doppia acquisizione. In primo luogo, che la soggettività è già sempre scissa e aperta. Come stranoto per Lacan, il soggetto coerente non esiste, se si intende il soggetto come un'istanza consapevole, autodeterminante. E in secondo luogo, che la macchina che causa e tiene continuamente divaricata l'autocoscienza è il desiderio.
Il soggetto già sempre diviso è fatto di desiderio. Questo è alla base dell'autocoscienza, ossia di un'esistenza propriamente umana e quindi alla fine di un'esistenza filosofica, scrive Kojève in quella ancora oggi inesauribile introduzione alla Lectio de Hegel. E il desiderio si oppone per la propria stessa essenza alla propria realizzazione. Lacan coglie questa lezione dal suo unico maestro, come lui stesso definisce Kojève, e la fa vivere nel transfert, nella relazione analitica, nella quale il soggetto dell'analisi, l'analizzante, non si pone l'obiettivo di raggiungere la padronanza di sé, come è noto, quanto piuttosto la sostenibilità del proprio desiderio, cioè la convivenza, la capacità di convivere con il proprio sé diviso, vuoto. Questo è quanto di passabile, termine lacaniano come pochi, resta, no? Alla fine dell'analisi, semmai l'analisi come il desiderio possa avere una fine. E Lacan rilegge quindi la fenomenologia dello spirito di Hegel secondo il metodo Kojève, rivelando che è il desiderio di introdurre la divisione nell'individuo e ad alimentarla. Proprio il desiderio mostra che il soggetto coerente non esiste, che un ricongiungimento interno è inesistente fin dall'origine, come ci è rivelato dal primo Lacan, dello stadio dello specchio. E quindi per Kojève l'hegeliano viaggio della coscienza e poi dell'autocoscienza intrapreso dalla soggettività che si ricerca indefinitivamente nelle tappe della fenomenologia si svela infine senza meta, una vera e propria autocoscienza in sé conclusa che abbia il mondo come sé non è raggiungibile, anzi in senso stretto è impossibile dato che la coscienza coincide con il desiderio. È però ipotizzabile questa meta, può restare un ottativo per la coscienza, scrive sempre Kojève nell'introduzione, il tempo è il concetto che è l'uomo, è ben inteso l'uomo storico, vale a dire l'uomo del desiderio, vale a dire l'uomo non soddisfatto da ciò che è e da ciò che egli è. C'est-à-dire l'homme qui transforme le données par la lutte del travail. Quindi l'uomo, vale a dire l'uomo che trasforma il dato attraverso la lotta e il lavoro. Quindi resta un ottativo, come il sommo bene in Kant, un oggetto necessario della volontà singolarmente determinata dalla legge morale che tende alla propria realizzazione. Il che implica la realizzazione di una misura infinita, che potremmo considerare come il parallelo di ciò che Lacan chiama realizzazione del desiderio, che è un ossimoro, come nota anche Alenka Zupančič nel suo libro recente, a meno di non considerare come realizzazione del desiderio il desiderare stesso in quanto tale. Concordo quindi con Bruno Moroncini, che mi siede davanti, che mi fa l'onore di sedermi davanti, quando annoda Kant e Lacan e sullo sfondo Schopenhauer, e ci aggiungerei anche il Marx della lettera a rughe del settembre del 43, e in una nota di un suo libro prezioso, Bruno ricorda come per Freud la veglia sia quello stato che consente di sognare che il proprio desiderio si realizzi, facendo sì che la rappresentazione sia sempre la rappresentazione allucinatoria di un desiderio. Se si sogna, insomma, è per continuare a dormire, così dice Freud, no? Il sogno protegge il sonno. Se ci si sveglia, però, è per continuare a sognare. Essere svegli, quindi, senza per questo smettere di sognare che il proprio desiderio si realizzi. Ora, che fine fa, letteralmente, nella post-storia questa coscienza che è l'uomo storico, l'uomo del desiderio? Perché? Come fa a sopravviversi? Dalle opere della Nouvelle Vague letteraria, Kojève conferma che, scrive, un nuovo genere di mondo ha visto la luce, e sono le prime parole dell'articolo che scrive su due romanzi di François Sagan. Queste pagine letterarie sono la riprova che il cammino della soggettività non è giunto alla sua ultima tule, perché tra i soggetti si produce ancora un rapporto inspiegabile con le logiche della begierde animale, della naturalità,
alla quale sembrava ridotta la coppia uomo-donna alla fine della storia. Nella verità della loro relazione si invera la stranota sentenza hegeliana che prima Cristiana richiamava: non c'è il rapporto sessuale, dove l'accento dell'erotico non cade affatto però, secondo me, sul sessuale, bensì su di una relazione possibile anche quando, esauritasi la spinta verso il senso, la spinta della storia, e sembra paradossale la cosa, sussisterebbe soltanto e di nuovo la pura natura. Avremo davanti due bipedi molto vicini ai primati alla fine della storia, e invece questi si vogliono bene anche se hanno perso qualsiasi connotazione sessuale. Dice Kojève che si scambiano le caratteristiche dell'uomo e della donna, no? I due giovani coi capelli lunghi testimoniano di questa nuova sessuazione con la quale nello stesso periodo Lacan sgancia il sessuale dal biologico. Nel loro non rapporto sessuale, che però rischia di divenire paradossalmente relazione amorosa, si annida ancora quindi una straniante promessa di futuro, di cambiamento. E a proposito scrive Jacques-Alain Miller: il mondo nuovo, il New World per Kojève, non è né gli Stati Uniti d'America, né il mondo che comincia con e dopo Napoleone, il mondo del quale Hegel è il filosofo, il mondo del sapere assoluto. In un articolo pubblicato su Critique, scrive Miller, ecco quello che Kojève chiama il vero mondo nuovo, intitolato precisamente L'ultimo mondo nuovo. Quest'articolo, che ha tutto dell'imbroglio scherzoso, iscrive la giovanissima Françoise Sagan nel mondo del sapere assoluto. Kojève vede nei suoi romanzi la rivelazione delle conseguenze del sapere assoluto sul rapporto sessuale. Il mondo nuovo, quindi, dopo la fine della storia, non ha più bisogno di maschi padroni né di femmine religiose ricettive. Il mondo nuovo non conosce più la virilità, fondandosi piuttosto sull'inversione dei rapporti tradizionali tra la nudità attesa e realizzata dell'uno e dell'altro sesso. Consiste quindi nell'equalizzazione relativa delle condizioni di uomini e donne, per cui, scrive Kojève, il vero coraggio maschile consiste oggi nel riconoscere l'irriducibile femminilità che lo abita, così come l'altrettanto irriducibile virilità che abita la femmina. Si apre, insomma, uno spazio al discorso al di là del biologico, e l'attrazione reciproca non è spiegabile in termini naturali. Il mondo nuovo comunque continua ad affacciarsi sempre attraverso il desiderio, che coincidendo con l'autocoscienza non muore mai. Questo l'aveva già detto Hegel nella fenomenologia, no? Autocoscienza che è innanzitutto appetito, dal Selbstbewusstsein oder zunächst Begierde ist, di Hegel, no? Quindi bisogna prestare però molta attenzione su questo punto anche in un'ottica terminologica, perché la Begierde viene tradotto da Kojève con désir. E passa così in Lacan, mentre, come è noto, Enrico De Negri, più puntualmente, probabilmente la traduce con appetito. Ma stando alla sua caratteristica fondamentale, cioè il non acquietarsi mai, anche Kojève e Lacan non sbagliano. Ed in questo senso è corretta l'identificazione, secondo me, con il desiderio, anche se la Begierde compete, al termine tedesco, un tratto di naturalità che il desiderio tende a perdere in quanto presentificazione della mancanza, secondo questa catena che vi sto proponendo: Hegel, Kojève, Lacan. E quanto ho, Marco, ancora 5 minuti? Ok, ho due pagine. Salto un pezzetto. Ah no, questo non lo devo dire, perché Kojève giustifica questa sua traduzione in questi modi: mentre il bisogno è caratterizzato dalla necessità, assimilazione e consumo, il desiderio sorge quando la soddisfazione immediata non è possibile e nemmeno l'assorbimento dell'oggetto, spiegando poi che il desiderio di desiderio mi sembra essere una delle premesse fondamentali in questioni,
in questione, e se Hegel stesso non l'ha colta con chiarezza, considero che formulandola espressamente ho realizzato un certo progresso filosofico. Questa è una frase famosa di Kojève. Questo, perché aggiunge, questo è forse il solo progresso filosofico che io abbia realizzato, mentre il resto non è più o meno che filologia. Quindi è il desiderio, ripeto, che connota la condizione umana come caratterizzata da un disastro, secondo proprio il suo etimo, una condizione in cui la vita non è più determinata, non è più al riparo degli astri, dalla potenza che aveva sedotto ancora Nietzsche quando l'aveva richiamata al momento del suo primo incontro con Lusalomè, no? Nell'abside di San Pietro a Roma. D'altra parte, ancora poco più che ragazzo, Kojève aveva messo in questione quello uscire per causas transitato dalla fisica aristotelica alla scienza e poi alla filosofia moderna come principio regolativo del sapere. Aveva trovato una sponda scientifica nella critica al determinismo della fisica novecentesca, nelle tesi di Bohr e di Heisenberg a favore dell'indeterminismo quantistico, nel quale ritrovava l'origine di quell'impossibilità di parlare sensatamente di relazioni causali. Quindi ciò che spinge e muove la soggettività è un desiderio ormai adulto, antropogeno, divenuto desiderio dell'altro, di una soggettività che, giunta al termine del proprio itinerario, si scopre ancora aperta, non autoconclusa. La vita continua. E con essa il desiderio, scrive Kojève, l'existence humaine n'est possible que là où il y a quelque chose qu'on appelle Leben, vie biologique, animale, car il n'y a pas de désir sans vie, non c'è desiderio senza vita. Questo è il soggetto per Kojève, e per certi versi anche per Lacan. Per entrambi il soggetto coincide col desiderio, umano proprio perché infinito, rivolto a oggetti non solo naturali, dal momento che è desiderio di un'altra coscienza umana, perché è desiderio dell'altro, per usare termini lacaniani. E quindi accolgo come più di un azzardo l'ipotesi che di nuovo Bruno Moroncini avanzava già qualche anno fa, che il Wunsch, che il desiderio sia il filo rosso in grado di condurci verso la tematizzazione di un'antropologia fondamentale, semmai ve ne è una, e che dovremmo, secondo me, ancora studiare e mettere a fuoco. E in fondo, e finisco, i due capelloni innamorati descritti dalla Sagan, che tanto colpirono il nostro sessantenne burocrate, altro non erano se non la rappresentanza di quel residuo, di quella libbra di carne costituita dall'oggetto causa del desiderio, l'uno per l'altra e l'altra per l'uno, che però non è più un oggetto nel quale trovare, cercare soddisfazione, ma un'altra soggettività aperta. Il desiderio dell'altro non è un bisogno dell'altro in quanto oggetto o natura, ma un bisogno dell'altro in quanto soggetto, aperto anch'esso. Ma in questo modo il desiderio non vale solo come motore della storia, come continuazione della vita storica, della vita inaugurata dalla storia della libertà, ma continua ancora come motore della vita umana in quanto tale, anche una volta che l'esperienza storica si sia consumata, in termini hegeliano-kojeviani ovviamente. È il contrario che in Sade, spiega Lacan, servendosi come metodo di Shakespeare, e cito, il desiderio, cito un commento di Michela Marzano a questo aspetto di Lacan, il desiderio è il segno stesso della coscienza che ciascuno ha di essere al contempo un sé e un vuoto offerto all'incontro con l'altro. È per questo poi che si rende possibile quel gioco tra dare e non avere, che non si commenta con queste parole. L'amore dona quello che non ha, secondo Lacan, e il desiderio prende quel che lo eccede. Da qualche parte tra essi c'è una zona di partizione che può essere uno scambio oppure uno scontro. Dare amore è dono della propria mancanza, e donare all'altro la mancanza che l'altro sa aprire in chi ama. È quella che Alain Badiou chiama la scena del due, no? La verità, insomma, della differenza in quanto tale. Quindi
avevo aperto col 2 e finisco col 2. E forse quindi ha ragione Alenka Zupančič quando ricorda che Freud aveva ottimi motivi per sostenere che la sessualità è una questione molto profonda e difficile. Grazie mille Luciano, anche qui c'è molto da dire, da discutere. E, come avete ascoltato, autocoscienza, dialettico, servo, signore, riconoscimento, desiderio, 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 stiamo utilizzando, perché le utilizzavano Alexandre Kozhev e Jacques Lacan, una terminologia, dei termini che provengono quasi interamente dalla fenomenologia dello spirito di Hegel. Ecco, è un piacere dare la parola a chi quella fenomenologia dello spirito di Hegel l'ha studiata e ce l'ha fatta amare, insomma, più di chiunque altro. Paolo Vinci. Grazie Marco. Devo confessare, cioè, voglio innanzitutto ringraziare Shamila Mascatta e Sabina Tortorella per aver organizzato questo seminario, però nel contempo devo confessare che mi sono chiesto perché ancora una volta Kozhev, insomma, perché devo dire qual è il segreto di questo riproporsi di un confronto con un pensatore così atipico, no? Che appunto, come è stato ricordato, sta nella filosofia del Novecento in una posizione abbastanza difficile da mettere a fuoco. Per me Kozhev costituisce una sorta di ossessione, di inciampo, no? Perché a volte mi irrita per il suo schematismo, per la violenza delle sue prese di posizione su Hegel, a volte invece devo riconoscere che la storia degli effetti dei corsi di Kozhev è impressionante. Cioè, forse questa è la vera ragione per cui continuiamo a parlare di Kozhev. Se vorrei citare solo un esempio, che il seminario 17° di Lacan, del 69-70, intitolato Il rovescio della psicanalisi, ancora si interroga sul maître, sul discorso del padrone, ed è un seminario molto importante perché viene dopo il 68, un seminario da cui si può trarre un Lacan politico che ci interessa particolarmente, perché io sono d'accordo con Zizek che la rivoluzione che faremo avrà bisogno della filosofia, della politica, ma anche della psicanalisi, no? Cioè, se no non si fa. Un'altra ragione per cui parliamo ancora di Kozhev, secondo me questa centralità, questo interesse che ritorna su Kozhev è legato a un fatto molto che tutti sanno, ma è bene mettere a fuoco, cioè non solo Kozhev ha letto la fenomenologia dello spirito di Hegel, ma in questa lettura ha messo in gioco Heidegger e Marx, il giovane Marx, dei manoscritti in particolare. Ed è proprio questo, diciamo, che ha reso così significativa la lettura kozheviana della fenomenologia. C'è dentro, no? Abbiamo quindi Hegel, Heidegger e Marx. Quindi direi una cosa che c'è nel libro di Marco Filoni su Kozhev, che possiamo dire che proprio per questa ragione, cioè che oltre ad Hegel compaiono Heidegger e Marx, Kozhev ci ripropone Hegel all'altezza del Novecento, perché mettere accanto ad Hegel alla fenomenologia Heidegger significa coinvolgere la fenomenologia, l'esistenzialismo, e insomma una filosofia decisiva del Novecento, e Marx significa ugualmente confrontarsi con la tradizione del marxismo che è stata così importante anche in Francia. E direi quindi che questo è uno dei motivi. Riproporre Hegel all'altezza del Novecento, cogliendo in Hegel
una cosa fondamentale, cioè l'impossibilità di andare oltre Hegel, una sorta di inaggirabilità di Hegel, che direi in due modi, cioè da un lato perché Hegel ci propone una forma di sapere chiamato sapere assoluto, che in qualche modo Kojève interpreta come definitiva e chiusa, su cui dobbiamo discutere, no? Per me il saggio kojeviano propone una filosofia che appunto arriva alla perfetta coincidenza, e questo è un punto che diciamo tutti i miei studi su Hegel hanno teso a decostruire. Cioè per me la filosofia hegeliana, il sapere assoluto hegeliano è un pensiero della deassolutizzazione del sapere, è una critica all'autoconcidenza, e quindi diciamo su questo punto si tratta di capire meglio quello che diceva Kojève e sicuramente di rifiutarlo. Ma io credo che si possa dire questa inaggirabilità di Hegel sta anche in fatto che siamo tutti un po' giovani hegeliani, come diceva Merleau-Ponty, che citi sempre, sia chi recupera pezzi di Hegel, pensiamo al Sartre dell'intersoggettività, dell'essere il nulla, in cui c'è una parte dell'essere con altri che è proprio una ripresa del riconoscimento hegeliano, quindi mediata da Kojève, sia chi recupera pezzi di Hegel, ma io direi che in qualche modo Hegel resta inaggirabile anche chi si oppone a Hegel in toto, pensa ad Althusser o a Foucault, che non possono essere comprese fino in fondo se non anche in questa loro opposizione radicale ad Hegel. Allora io oggi vorrei appunto dire qualcosa molto brevemente sul rapporto Kojève-Lacan, a partire proprio da quel testo del 36 che è stato citato, L'astuzia della ragione, quel testo del 36 che dovevano scrivere insieme, intitolato Hegel e Freud, e pubblicare sulla rivista Recherche Philosophique. Perché ho scelto questo testo? Perché qui in Kojève c'è già un po' di Lacan forse, allora non ragioniamo solo nei termini del Lacan che no? Leggiamo Lacan e ritroviamo aspetti kojeviani. Qui in Kojève, in un Kojève del 36, c'è già un qualcosa di Lacan. Sappiamo che si frequentavano, Kojève andava anche a casa di Lacan a degli incontri che facevano. Quindi prima ragione è questo, e poi perché mi permette di non parlare del riconoscimento, diciamo, perché il primo problema che mi sono posto riparlando di Kojève è stato quello, non parliamo del riconoscimento, quindi perché io penso che il riconoscimento come ce lo propone Kojève non sia il riconoscimento hegeliano, cioè il riconoscimento hegeliano è molto più complicato, non è diciamo il desiderio dell'altro, non c'è in Hegel questo rapporto desiderio-riconoscimento, ma il riconoscimento hegeliano è soprattutto un elemento che forse è questo rintracciabile in Lacan, cioè una messa in questione di se stessa, dell'autocoscienza. Il tema del riconoscimento è il tema del negare sé, dello scavare in sé, del sopportare la contraddizione che ci costituisce in quanto esseri indipendenti, e quindi diciamo è un'altra cosa, ma è una brutta bestia. Il riconoscimento hegeliano merita seminari, corsi e non certo delle battute. La questione è che questo testo del 36 di Kojève, appunto intitolato dedicato a Hegel e Freud, qui si parla, vedrete, solo di Hegel, direi che mi permette invece di fare un'altra operazione, non vedere il nesso desiderio-riconoscimento, ma vedere il nesso desiderio-morte.
e quindi aprire a tutta, diciamo, poi riferendosi a Lacan, a tutta la questione a cui è stata ampiamente accennata, diciamo, il Lacan a partire dal seminario settimo sull'etica, cioè il Lacan che poi, in cui l'altro è appunto è il frame della morte, eccetera, eccetera. Vorrei brevemente dire qualcosa su questo. Questo testo, scritto solo da Kojève, è appunto iniziato il 20 luglio del 1936, io l'ho letto così come compare in questo libro che ha citato Marco Filoni. Ecco, cosa c'è in questi 15 fogli più uno? C'è un interessante confronto, Kojève sviluppa un interessante confronto tra Hegel e Cartesio. E cerca di farci capire in che senso, Kojève cerca di farci capire in che senso l'inizio cartesiano della filosofia appare ad Hegel troppo immediato. A me sembra che questa nozione hegeliana di immediatezza sia importantissima per la psicanalisi. Che cosa compare, cioè che cosa ci dice Kojève su Cartesio? Beh, che Cartesio ci propone il cogito cartesiano, il cogito ergo sum cartesiano, tematizza l'inizio della filosofia e in qualche modo fa coincidere l'inizio e la possibilità della filosofia con un rapporto tra l'essere e il logos, tra l'essere e il discorso. La filosofia inizia tematizzando la questione di come l'essere si rivela mediante la coscienza o il discorso. Dicendo questo, Kojève, questo testo breve ma secondo me interessante, sottolinea che cosa? Sottolinea un problema fondamentale, cioè che in questo inizio filosofico abbiamo contemporaneamente in gioco la dualità e l'unità. Abbiamo in gioco la dualità perché abbiamo in gioco il nesso rivelante e rivelato. E abbiamo abbiamo in gioco, diciamo, il dualismo tra l'essere e il pensiero. E abbiamo però anche in gioco l'identità, quindi potremmo dire che la tensione differenza identità, dualismo unità, e che l'identità, dice Kojève, è quella identità che è stata la grande scoperta inaugurale della filosofia, cioè la grande scoperta parmenidea, per cui il rivelante e il rivelato in qualche modo coincidono l'on e il noein. L'essere primordiale della filosofia è in questa coincidenza, e l'essere primordiale della filosofia è Dio, perché, diciamo, il soggetto in cui coincide è Dio, pensate alla sostanza di Spinoza, cioè il Dio in cui appunto abbiamo il compimento, la pienezza, la perfezione della filosofia. Quindi il compimento implica e presuppone Dio. Dio è la filosofia compiuta e perfetta. Nell'inizio cartesiano ciò è presupposto. Ma, dice Kojève molto acutamente, in quanto inizio, in Cartesio ci deve essere anche altro, ci deve essere non solo la perfezione e la compiutezza, ma anche l'imperfezione e il non compimento. Quindi direi tutto sta al problema, diciamo, che qui Kojève pone, che poi sarà il problema centrale, uno dei problemi centrali della sua lettura di Hegel, è questo: che rapporto c'è tra l'inizio e la fine della filosofia? L'inizio della filosofia deve essere un inizio dualistico, ma il fine della filosofia è l'unità di questo dualismo. L'inizio della filosofia è la scissione tra soggetto e oggetto, e la fine della filosofia invece è il recuperare l'unità. Che cosa esprime
diciamo, questa scissione inaugurale presente nell'inizio della filosofia? Dice Kojève, esprime il fatto che il protagonista di questo inizio, protagonista già in Cartesio, è la coscienza di sé, l'io. E, diciamo, la coscienza di sé e l'io è desiderio. Appunto il desiderio, proprio perché è questo dualismo, questo riferimento ad altro. Quindi l'io penso cartesiano è il desiderio di filosofare in vista della filosofia. Ripeto, se assumiamo che l'inizio della filosofia sia l'io penso, questo io penso implica un dualismo che si svela come desiderio. Ma a questo punto Kojève ci dice, sempre in questo breve testo, se la filosofia cartesiana è tale filosofia del desiderio, in quanto è una filosofia dell'io, essa non si rivela in quanto tale. Essa lo diviene coscientemente soltanto a partire dal momento in cui essa diviene filosofia hegeliana. Cioè, quindi Hegel svela questo fatto fondamentale, che la filosofia dell'io è una filosofia del desiderio. In che senso Hegel permette di compiere questo svelamento, quindi questo passo decisivo che poi dice Kojève nella nota finale, nella pagina finale di questo breve testo? In questo discorso, dice Kojève, voglio solo indicare la tendenza generale della fenomenologia dello spirito. Cioè, quindi la tendenza generale della fenomenologia dello spirito è presentarci quell'inizio che implica un mettersi in cammino della coscienza di sé, e questo, questa tendenza generale della fenomenologia dello spirito si manifesta chiaramente nella sostituzione dell'io desidero all'io penso di Cartesio. Allora, se noi sostituiamo l'io desidero all'io penso di Cartesio, capiamo, diciamo, il senso della filosofia. Per esplicitare questa tesi, Kojève indica tre aspetti per cui per Hegel l'inizio cartesiano è un inizio troppo precoce, troppo astratto e troppo immediato. Se capiamo queste tre critiche di Hegel a Cartesio, capiamo il senso di questo discorso, di questa tensione tra l'inizio e la fine della filosofia, tra l'autocoscienza e la sostanza, se volessimo usare un linguaggio più hegeliano, ma comunque tra l'autocoscienza e il sapere assoluto, tra l'autocoscienza e il risultato finale della filosofia. In che senso per Hegel, a giudizio di Kojève, l'inizio cartesiano è troppo precoce? Perché trascura tutto ciò che precede il pensiero, ciò che esso presuppone. Questo è molto importante, perché in Hegel, non solo nella fenomenologia, ma c'è tutto un lavoro di mostrare la genesi della coscienza e dell'autocoscienza. E quindi di eliminare questo presupposto implicito che può star dietro l'autocoscienza. E questa è la prima critica che, secondo Kojève, Hegel, scrivendo la fenomenologia dello spirito, fa a Cartesio. La seconda critica, per Hegel, Cartesio riduce l'io a un soggetto conoscente, mentre l'io dell'io penso è sempre un uomo pensante, che vive coscientemente il suo tempo, che sta nella storia, eccetera. Quindi qui tema appunto un passaggio dall'io all'antropologia, no? L'uomo pensante storico. Ma la terza critica, che è la più importante, che l'inizio cartesiano è troppo immediato, perché l'inizio che trasmette
è un inizio, quello di Cartesio, che trascura la mediazione del pensiero mediante il desiderio. Il pensiero scaturisce dal desiderio. E direi, diciamo, che la costituzione fondamentale, antropologica fondamentale dell'uomo per Kojève è quello di, appunto, di essere attivo, una negatività attiva che tende appunto al soddisfacimento del desiderio. E in questo modo l'uomo si contrappone al mondo naturale, eccetera, eccetera. Allora, queste considerazioni sono interessanti per tante ragioni, ma per me per una ragione fondamentale, che qui Kojève usa Hegel per criticare l'io di Cartesio, dicendo che l'io cartesiano, dualistico, a sua insaputa desiderante, è annullato dalla presenza già nell'inizio della fine, quello che in Hegel cerchiamo di chiamare il circolo presupposto posto, cioè è vero che in Hegel la fine è implicata nell'inizio, ecco. Però questa implicazione della fine nell'inizio, cioè quindi del sapere assoluto, il per noi fenomenologico all'inizio che guida la coscienza naturale o che compare accanto alla coscienza naturale nella fenologia dello spirito, in Hegel non porta alla eliminazione del cammino. Il punto è tutto questo. È vero che anche in Hegel la fine è presente, ma la presenza di questa fine non schiaccia, diciamo, il movimento del cammino e quindi il dualismo del cammino, l'elemento desiderante, se vogliamo. Questo testo di Kojève, a mio giudizio, può essere ulteriormente illuminato se lo confrontiamo col corso kojeviano presente nell'introduzione alla lettura di Hegel del 38-39, in cui appunto in Kojève riappare questo tema. Ma quello che e poi anche nel corso di Kojève intitolato L'idea della morte nella filosofia di Hegel, che è un corso del 33-34. Che passo avanti ci fanno fare questi due luoghi, no? Questo corso del 33-34 sull'idea della morte nella filosofia di Hegel e quello del 38-39. Ci fanno fare questo passo, avanti, il passo avanti che ci fanno fare è questo, nel senso del dire che, diciamo, il saggio che compare alla fine del percorso è consapevole di non solo, diciamo, della storia. Qui c'è in Kojève una cosa molto interessante, cioè il fatto che la fenomenologia dello spirito si comprende se si comprende il corso della storia occidentale dei greci fino a noi, quello che Hegel alla fine del sapere assoluto chiama la storia concettualmente intesa, cioè la storia della tradizione occidentale e la fenomenologia dello spirito si spiegano a vicenda. Ma il saggio che compare alla fine di questo percorso ha soprattutto una coscienza, dice Kojève alla fine di questi corsi, ha la coscienza della propria morte. Perché? Perché nella lettura kojeviana di Hegel il sapere assoluto e il saggio in qualche modo vanno oltre il percorso che li ha condotti ad essere quello che sono. E quindi, diciamo, appare nel saggio la consapevolezza della necessità del proprio venir meno in quanto uomo mortale. Allora, questo è molto interessante perché ci permette di dire una cosa, che
Kojève, questo non so se Filoni è d'accordo, paga il suo ateismo, perché dice mente Cartesio alla fine, questo lo dice nel corso del 38-39, mentre Cartesio alla fine deve distinguere il io penso da Dio, postulando una trascendenza di Dio. Io penso è Dio e non Dio. Io penso è Dio perché in qualche modo è l'essere rivelato, ma non è Dio perché è la coscienza di sé. Allora, paga l'ateismo con la fine della storia. E poi un'altra cosa che Hegel lega all'immanenza all'assolutezza, cioè dire che pago l'ateismo, cioè quindi nego ogni trascendenza, assumo che l'unico piano in cui mi muovo è quello della storia umana, però se questo piano della storia umana non ha trascendenza, allora siamo tutti dentro l'immanenza, assolutizziamo l'immanenza. E diciamo, in questo corso, diciamo, in questa parte del corso sul del 33-34, appunto sull'idea della morte, le pagine di Kojève sono estremamente illuminanti. Intanto Kojève cerca in Hegel tutti i luoghi in cui Hegel parla della morte, che è un tema estremamente importante. Cita Fede e Sapere, in cui diciamo, la morte del soggetto viene definita da Hegel il consumarsi dei moscerini nel fuoco dell'eternità, in cui sembra veramente che Hegel ci faccia andare oltre l'individualità e la dimensione umana, forse dimenticando che Fede e Sapere è un testo un po' spinoziano-schellingiano di Hegel, non è ancora l'Hegel della fenomenologia dello spirito. Allora, e poi riferendosi a un altro passo decisivo, perché se vogliamo parlare dell'idea della morte in Hegel, un passo decisivo è quel passo in cui Hegel ci parla dell'angoscia, della paura della morte propria del servo, che trema di fronte a questa signora assoluta che è la morte, perché la morte appunto è, diciamo, appare la, quel qualcosa di inaggirabile che coincide con la negatività stessa che è l'essere per sé. Ecco, questo è il senso che gli hanno la morte. Cioè nella morte noi non abbiamo paura di questo o di quello, ma abbiamo paura per la totalità di quello che siamo, e quindi la morte rivela il senso dell'essere per sé. Allora, ricapitolando, io credo che sia questo tema della morte ad avvicinare Hegel ed Heidegger e a farli compresenti nella lettura appunto kojeviana della filologia dello spirito. Tema della morte che, vi direi, non in Heidegger non dovete pensare solo limitato all'Heidegger di essere tempo, ma è un tema estremamente presente anche nel tardo Heidegger, anche se meno... E che quindi, diciamo, questo tema della morte permette di cogliere perché, diciamo, Kojève poi riesce in questa operazione così strana di avvicinare questi due pensatori per altri versi assolutamente opposti. Direi anche che io solleverei due obiezioni hegeliane a Kojève, due obiezioni fondamentali a Kojève: quella sul desiderio, su come Hegel, come Kojève tratta il desiderio, e questa della definitività. E poi questo tema della morte permette di compiere quel passaggio che già Cristiano Cimino faceva, cioè la presenza appunto del discorso, il passaggio in Lacan dagli altri all'altro. E che su questo vorrei concludere. Quanto ho? 5 minuti? Questo altro non è solo l'ordine simbolico, ma a mio giudizio dobbiamo, per approfondire anche il ruolo di Hegel e di Kojève in Lacan, non limitarci a quella che è la vulgata. Cioè la vulgata è che
diciamo, Kojève è stata anche parzialmente ricordata adesso. Kojève è presente in Lacan, nel primo del Lacan degli anni 50, ma che poi Lacan segue. Appunto, io credo invece che un sottile confronto con Kojève e con Hegel Lacan lo compia fino alla fine. Questa questione della morte ce lo mostra molto bene, e credo che la figura lacaniana emblematica da questo punto di vista sia la figura di Antigone, così come compare l'interpretazione che Lacan ci dà di Antigone nel seminario settimo. Perché, diciamo, nell'interpretare Antigone, Lacan solleva la questione della seconda morte. E cercando di capire che cos'è, vorrei concludere su questo, che cos'è questa seconda morte di cui Lacan parla in questo seminario, noi capiamo, diciamo, continuiamo a capire un certo ruolo del tema heideggeriano e hegeliano della morte in Lacan fino alla fine, fino al Lacan non solo di questo settimo seminario, ma anche del tutto il Lacan successivo, che in cui la questione della pulsione di morte è centrale. Io direi che sull'interpretazione di questa seconda morte vorrei mettere a confronto tre possibilità di lettura: quella di Bruno Moroncini, quella di Cristiano, che non sapevo che sarebbe stato, quella di Cristiano Anna Cimino è la mia, per vedere se, vi dico subito la mia, secondo me il finale del settimo seminario è molto heideggeriano, perché questa seconda morte è la morte prefigurata ed accettata, e quindi è in qualche modo, diciamo, appunto l'essere per la morte heideggeriano, che in qualche modo tra l'altro Lacan cita esplicitamente. E quindi la mia interpretazione è questa: il compito dell'analisi, il punto d'approdo dell'analisi e quindi l'emergere di un'etica della psicanalisi sta proprio nel arrivare al fondo della condizione umana, quindi arrivare al fondo della tragicità della vita, quello smarrimento finale che ci deve contraddistinguere. Questo smarrimento finale permette di liberare quel desiderio singolare che appunto è, diciamo, è il senso di un'analisi lacaniana, cioè non cedere sul proprio desiderio, liberare un desiderio singolare, che non significa che noi questo desiderio diciamo, nella sua singolarità e nella sua tragicità è uno smarrimento, ma è anche qualcosa che ci fa mettere in questione l'ordine del mondo, ci fa mettere in questione la politica così come costituita, il servizio dei beni, il potere, Lacan dice questa cosa molto bella, tutti i rivoluzionari una volta che hanno conquistato il potere dicono: continuate a lavorare al popolo, no? Come dire, il desiderio e il godimento sono sempre differiti. E invece appunto una rivoluzione che implichi un rapporto con la psicanalisi dovrebbe essere il rovesciamento di quest'idea: continuate a lavorare, ma non cedete sul vostro desiderio. Quindi, diciamo, la mia lettura, proprio perché Lacan parla dell'eroe, dell'uomo comune, eccetera, mi sembra, e quindi una contestazione della vita di tutti i giorni, e l'essere per la morte come ciò che ci permette di contestare la vita di tutti i giorni, mi sembra che questo elemento heideggeriano sia molto forte. Però, diciamo, in Cristiano Cimino la seconda morte, diciamo, giustamente le due morti sono caratterizzate in questo modo: è quella che spetta la prima morte, è quella che spetta ad Antigone e che arriverà, e la seconda morte è quella precedente, cioè quella che caratterizza Antigone in quanto desiderio puro e in quanto incarnazione del taglio del significante. E questo mi sembra molto giusto.
dove tu lo dici del libro tuo. C'è una parte su Antigone, no? Sì, beh, tutti gli autori hanno questo momento di smarrimento quando vengono citati, no? E lo piglio dal libro suo, che ho letto in bozze, diciamo, e che contiene soprattutto questa cosa: Antigone è già morta. E perché Antigone è già morta? Antigone è già morta perché, diciamo, il suo desiderio puro è il desiderio di un oggetto perduto che segna questo vuoto, questa mancanza, questo rapporto con il reale, con la cosa che, diciamo, fa sì che poi questo settimo seminario apra tutto l'ultimo, cioè tutto il Lacan successivo. Quindi la seconda morte è questo essere già morto che caratterizza il desiderio, in quanto il desiderio alla fine è il desiderio di morte, cioè il desiderio ha al suo fondo, nel tardo Lacan, la pulsione di morte, perché la pulsione è ripetitiva è un ritorno, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo. Qui vengo a Bruno Moroncini. In Moroncini si dicono due cose: una, detta in termini molto chiari e lucidissimi, che su cui credo siamo tutti d'accordo, cioè che la pulsione di morte segna la rottura con il darwinismo, cioè col naturalismo. Questo è molto chiaro. La pulsione di morte in Freud, credo, ma sicuramente in Lacan, ha un indice storico, un indice umano, e appunto legata al desiderio, all'oggetto perduto, e non è l'esigenza della vita di ritornare all'inorganico. E quindi questo, tra l'altro, questo mi pone da hegeliano anche un problema, perché in Hegel invece il rapporto vita, autocoscienza è un po' più complicato, perché all'inizio del capitolo sulla l'autocoscienza il desiderio coincide prima che con l'autocoscienza con la vita, se si legge Hegel alla lettera. Ma in Lacan, in Freud e Lacan è così. Poi Moroncini dice un'altra cosa invece su cui ho più perplessità, quando riferisce la seconda morte soprattutto, inizialmente almeno, a Polinice. Cioè la seconda morte sarebbe quella visione per cui non solo ti uccido, ma cancello la tua memoria e ti cancello dal ciclo delle generazioni. Ecco, questo per Polinice va bene, ma per Antigone, perché Lacan poi attribuisca la seconda morte ad Antigone, tra l'altro questa visione della morte, della seconda morte come una morte non del corpo ma dell'anima, per Moroncini è qualcosa che ci è consegnato dalla tradizione giudaico-cristiana. Quindi, visto che è comparso in persona, concluderei con questa domanda: in che senso, diciamo, Lacan può coniugare una figura greca come Antigone con una ebraico-cristiana, e poi se, come credo poi alla fine dirà anche lui, la seconda morte ha soprattutto a che fare con la pulsione di morte, quindi col vuoto, con l'assenza, con l'inaccessibilità di questa dimensione originaria di pienezza che è centrale nel discorso di Lacan e che proseguirà fino al tardo Lacan che ci parla dell'uno. Grazie. Grazie a Paolo Vinci. Prima di dare la parola a Bruno Moroncini e a tutti coloro che vorranno porre questioni sulle interessantissime questioni che sono state poste, mi sento un po' chiamato in causa sull'ossessione con la quale Paolo ha aperto la propria proprio discorso, l'ossessione cogeviana, e lui si è posto una domanda: per quale motivo vale la pena ancora parlare di Kojève, perché ancora Kojève? Siccome è una domanda che mi sono posto ultimamente spesso anch'io, anche con un po' di fastidio, nel senso, occupandone da tanti anni, dopo un po' hai un po' la ripulsione, vuoi occuparti di altro, invece ti trovi sempre immischiato, e ho provato a darmi due risposte grazie a due studenti
studiosi, e secondo me non è un dato peregrino, due studiosi giovani di un'altra generazione. Allora, il primo è presente in questa sala ed è Massimo Palma. Massimo Palma lo scorso anno ha pubblicato un libro molto interessante, Foto di gruppo, un servo e signore, dove prende un concetto di un autore che amo molto, Furio Iesi. Il concetto è quello di macchina mitologica e prova, secondo me con grande successo, ad applicare questo concetto a Kojève. Kojève è una perfetta macchina mitologica hegeliana e secondo me è molto calzante questo concetto che Massimo Palma ci propone. Il secondo studioso è uno studioso americano di origine greca, tra l'altro abbiamo iniziato insieme gli studi perché 25 anni fa eravamo a Parigi, lui faceva un dottorato su Jean Val e io su Kojève, eravamo entrambi alla Biblioteca Nazionale a lavorare, a scartabellare prima della Biblioteca Nazionale, sulle carte di questi due autori. Si chiama Stefano Gerulanos. Stefano, che attualmente insegna negli Stati Uniti a Princeton, ha pubblicato qualche anno fa un volume sul Human is not an atheism, nel quale pone un problema secondo me fondamentale. Lui dice, e secondo me ha ragione, ma siamo davvero sicuri che Kojève è un pensatore marxista, come da sempre la vulgata ha posto? E naturalmente la risposta che si dà è no, non è un pensatore marxista, non è nemmeno di sinistra, secondo Stefano Gerulanos. E da qui, infatti, mi dispiace non aver partecipato ieri alla discussione sul Kojève politico, la discussione con Carl Schmitt e con Leo Strauss. E naturalmente c'entra anche la vicenda americana di Kojève, che è una vicenda, come diceva il mio maestro Livio Sichirollo, che non dà né onore né gloria a Kojève. È un po' cambiata quella cosa, cioè da Alan Bloom, da Fukuyama e la fine della storia, c'è una nuova generazione di studiosi che sono smarcati da quella vulgata bloomiana prima, che arrivava addirittura fino ai neoconservatori. Apparso nel 2005, se non ricordo male, un volume nel quale sosteneva la tesi che il neoconservatorismo si doveva a Kojève in quanto maestro di Leo Strauss, e Leo Strauss in quanto maestro di tutti i neoconservatori. Insomma, la faccio breve e la pongo anche come questione, ulteriore questione da discutere. Sono due elementi: la macchina mitologica hegeliana, cioè l'utilizzo di Hegel. Del resto, quando esce la prima recensione al volume hegeliano di Kojève, la scrive sulla rivista L'età moderna, e la scrive Tran Duc Tao, che era un vietnamita allievo di Sartre. E a seguito di questa recensione c'è uno scambio di lettere fra Kojève e Tran Duc Tao. Tran Duc Tao naturalmente legge l'opera come una grande opera marxista. Kojève gli risponde: no, la mia non è un'opera marxista, la mia è un'opera di propaganda. Ecco, è interessante. E sul fatto che Kojève non sia stato, del resto, il figlio di Paul Valéry, che era un diplomatico, che era molto amico di Kojève, lui ha sempre detto, purtroppo sempre oralmente, mai per iscritto, che si stupiva che tutti, da Raymond Aron a Sartre, leggessero e vivessero Kojève come un pensatore rivoluzionario o marxista. Valéry dice: è un sano conservatore russo. Perché è un'altra questione importante, la Russia, poi magari ci torno, però molte delle cose che Paolo ha posto sull'ateismo secondo me si leggono anche attraverso l'uso che Kojève fa di Dostoevskij, per esempio nel suo saggio sull'ateismo scritto in russo nel 31, e mi taccio. Se ci sono domande, io passerei sicuramente a Bruno Moroncini, che è stato chiamato direttamente in causa, gli darei subito la parola, però pregherei tutti gli altri che vogliono porre delle questioni a prenotarsi. Intanto Bruno. Allora, se avessi saputo
che mi avreste coinvolto, io qua non ci sarei venuto stamattina, sia chiaro questa cosa. Sono venuto per ascoltare. Anche se non venivi. Sì, ma ho capito, questo non lo potevo immaginare, pure Luciano mi ha citato, ma insomma no, la tua è una chiamata in causa pesante, per cui è diverso, perciò non ci sarei venuto se avessi saputo che questo era l'esito. Ovviamente la mia reazione sarà una risposta un po' sconnessa, perché ci vorrebbe un po' più di tempo e di tranquillità per riflettere sulle cose che avete detto, ma anche riprendere cose che probabilmente ho studiato ma molti anni fa. Adesso io Kojève non ce l'ho molto, come dire, presente a questo punto. Allora, cerco di rispondere immediatamente all'osservazione fatta da Paolo invece. Io continuo a pensare che la seconda morte, nell'uso che Lacan fa nel seminario sull'etica della psicoanalisi e quando legge, interpreta la tragedia di Antigone, sia la fuoriuscita o il tentativo di eliminare definitivamente il livello del simbolico, che in questo caso si configura come la serie delle filiazioni, le trasmissioni anche distorte dell'ambito familiare. Adesso io non mi ricordo il libro di Cristiana. Lo so, infatti questo è il problema, dunque la gravità di questa affermazione ne sono perfettamente consapevole, nel senso che io sono d'accordo sul fatto che Antigone, come dire, è già morta, e questo le rende anche più facile prendere quella posizione, ma non tanto perché incarna già la seconda morte, quanto perché è appunto il portato familiare, la sciagura del letto materno che la destina a questa conclusione, di cui lei si fa, come dire, in qualche modo portatrice fino in fondo. In questo senso non cede sul proprio desiderio, che ha anche il desiderio materno, che nella mia lettura lei porta ad esaustione. Il solo fatto che decida che non si sposerà e non farà altri figli è la controprova del fatto che lei sa che trasmetterebbe la colpa materna anche ai suoi possibili figli. E da questo punto di vista, allora, che lei, come ho scritto nel saggio a cui credo tu si stia riferendo, per lei dall'inizio tomba e talamo sono la stessa cosa. Mentre invece la seconda morte è per Lacan è proprio il fatto che contro Polinice sia stato esercitato da Creonte quello che Lacan chiama una martia, cioè uno sbaglio che è tipico dei sovrani, i quali, dovendo fare il bene dei loro sudditi, eccedono in questo obiettivo, perché invece di dare onori funebri anche al nemico, perché là la questione è che Polinice è un traditore, questa è una cosa che in tutti gli usi di Antigone viene sempre dimenticato, che Polinice è un fetente, perché va contro la sua città, la vuole conquistare e si allea col nemico storico di Tebe, cioè, non è un eroe, là l'eroe è Teucle. E semmai l'eroina è Antigone. Polinice francamente ci fa una brutta figura, d'altronde quello che si sarebbe ucciso insieme al fratello è, come è noto, la maledizione che Edipo gli manda a tutti e due i figli. Cioè, la seconda morte è il tentativo di Creonte di fare in modo come se Polinice non fosse mai esistito. E la cosa, secondo me, è confermata dal fatto che Lacan, che qua va contro tutte le letture che dichiarano che il passo famoso dell'Antigone, in cui Antigone dichiara che se si fosse trattato del marito dei figli non si sarebbe mossa, ma solo perché è il fratello, e non perché il fratello, perché lei abbia un rapporto incestuoso con Polinice, ma semplicemente perché non esistono più i genitori e dunque non se ne può fare un altro che vada ad occupare quella casella nell'ordine delle filiazioni. Questo passaggio del testo Sofocleo
c'è stato un tentativo disperato di dimostrare che era spurio, perché ovviamente contrasta con tutto il discorso romantico sentimentale su Antigone, che è dalla parte dell'amore, bla 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 bla. Non è vero, non si sarebbe mossa se si fosse trattato di un marito o di un figlio. Perché? Perché essendo ancora in grado sia di sposarsi che di generare, perché non era in menopausa a 14 anni Antigone più o meno, è chiaro che ne può fare un altro e dunque non ha il problema che bisogna opporsi all'editto di Creonte. E perché quella Polinice è insostituibile, in questo senso che va conservata la sua collocazione anche nella pratica rituale, che è un modo di umanizzare la morte. Allora, la seconda morte è questo, è l'estromissione di Polinice dall'ordine delle filiazioni. Io su questo insisto, la seconda morte. Tant'è vero che Lacan intitola, non so se sia ovviamente Miller, ma insomma, comunque il concetto è quello: Antigone non è che realizza la seconda morte, Antigone sta fra due morti, cioè supera la prima e accosta la seconda, ma l'accosta esattamente per fare in modo che non venga applicata. Poi c'è un problema filologico, che diavolo è la seconda morte? E allora quella è un'altra questione, perché da un lato la nozione è chiaramente cristiana, non ci sono dubbi su questo fatto. Ovviamente c'è un uso strano, perché tu hai ragione, come fa Lacan ad applicarla ad Antigone, che invece è una figura della cultura greca classica, che non c'entra niente? E allora lì io ho tentato di inventarmela questa cosa, passando attraverso Seneca e giocando sul fatto appunto che che non si capisce cosa sia la seconda morte, se è la morte dell'anima e dunque, oppure se invece è il fatto che io sono un dannato e la dannazione è la seconda morte. Come si fa a sfuggire alla dannazione eterna? Questo è il modo con cui lo leggo io, adesso possiamo discutere, ma rispetto a Lacan, secondo me invece la seconda morte è questo. E la controprova, secondo me, sono sempre stato convinto di questo, è il riferimento a Sade e al testamento sadiano, che vuole che nessuno più lo ricordi, perché il suo problema è sfuggire integralmente all'ordine della natura, che è un ordine di riproduzione incessante, da cui, che, come dire, è la conferma del fatto che per Lacan la pulsione di morte freudiana, ma qui questo è molto ambiguo perché in Freud la questione è molto ambigua, è di ordine storico e non naturale biologico. Se posso ancora dire, sfruttando il fatto che mi avete coinvolto, io sono d'accordo con Cristiana. Secondo me l'uso che Lacan fa di Cogeva, al di là dei rapporti personali, che poi è un fatto sempre molto complicato da capire che cosa Lacan pensasse realmente di Cogeva, che ne sappiamo noi di qual era il suo atteggiamento reale, no? Lacan è uno che secondo me sì, è rispettoso nel senso che se deve capire qualcosa rompe le scatole agli esperti anche di notte per capire che cosa sei la topologia, e lo va chiedendo a destra e a manca, dopodiché però non li cita perché alla fine li tratta anche abbastanza una schifezza tutte queste persone, o con qualcuno ovviamente è più ossequioso. Cogev sicuramente, Hippolyte, questi personaggi più rilevanti nella sua stessa storia e anche più importanti di lui all'epoca. Io personalmente penso che lui abbia letto Cogev, e l'unica cosa che fa è che quella cosa che Cogev, il modo con cui Cogev legge la lotta per il riconoscimento, per lui, come ha detto Cristiana, diventa il modello della relazione e del conflitto immaginario e basta. Non gli importa niente di Hegel, secondo me, non è quello il punto, tant'è vero che secondo me anche il momento della parola piena non è il riconoscimento hegeliano, che la dialettica che lui usa come termine, dunque anche come concetto, non ha niente a che vedere con la dialettica di Hegel, non è trinitaria, non è ricompositiva, non si chiude nel sapere assoluto. Per Lacan non c'è mai stato questo, anche perché contrastava col fatto di essere uno psicanalista, dove sta il sapere assoluto. La domanda che io porrei veramente adesso a chi si occupa di Cogev è: ma Cogev interpreta bene Hegel?
perché io non sono più convinto di questo. Cioè, quando l'ho letto la prima volta, influenzato da Bataille, da Lacan, da Raymond Queneau, vabbè, questa è la vera lettura di Hegel, no? Bataille lo dice, tutto quello che io dico di Hegel è quello che dice Kojève. Per me Kojève è l'interprete ufficiale di Hegel. Poi uno va a leggere Remo Bodei e incomincia a porsi qualche domanda. Ma Kojève lo capisce Hegel? Perché se no la presenza di Heidegger, secondo me, è fuorviante a quel punto, ma molto fuorviante nella comprensione. Intanto la lotta per il riconoscimento, secondo gli interpreti hegelisti, rimanda al duello medievale. Tutto l'elemento antropogenico è un'aggiunta che fa Kojève, che è influenzato da altre letture. Cioè c'è un problema anche di poter continuare a usare. Io ho l'impressione che invece la discussione sulla fine della storia mi sembra più interessante. Kojève è un reazionario praticamente, questo non c'è dubbio, e io quando mi è capitato l'ho legato a Foucault. Cioè, perché una delle questioni degli intellettuali francesi e dei filosofi francesi degli anni 60, che ovviamente erano totalmente non marxisti, era: poiché la storia è finita, che diavolo facciamo? Che vuol dire stare nella post-storia? E questa è stata la ragione per cui Kojève ha avuto, secondo me, un'influenza molto ampia e molto forte, perché la loro domanda, visto che per loro il marxismo era finito anche prima dell'89, era: che vuol dire esistere, far politica e desiderare in un'epoca post-storica? Ricorderei, se non sbaglio, perché sono studi di molti anni fa, che in Kojève ci siano due ipotesi su che cosa accade alla fine della storia. Uno è il ritorno all'animalità, è quello che hai detto tu, ma l'altro, che secondo me è fondamentale, spiega un sacco di cose di Foucault, è il mondo giapponese, la cerimonia, lo snobismo. Cioè il mondo giapponese è un mondo che non ha conosciuto la storia occidentale, ma che ha risolto il problema della signoria servitù attraverso il modello della cerimonia. Ecco, questo sarebbe un tema interessante, io poi non me ne sono più occupato, è stato un tratto così molto. Ma insomma, questo è, per me Kojève vuol dire un po' queste cose. Scusate, ho preso molto tempo. No, ma ci sono altre questioni? Certo. No, però scusate, dopo, anche dopo. Perché la discussione. Possiamo raccogliere anche un paio di questioni se vi sono. Sì, una cosa su quanto ha detto adesso Moroncini. A proposito dello snobismo, insomma, di quella famosa nota alla seconda edizione dell'introduzione alla lettura di Hegel, è verissimo, no? Quella nota è decisiva. Io ho l'impressione che poi ci sia un ultimissimo, cioè quello di cui ho parlato io, insomma, questo che è interessato molto alla Sagan e alla nuova letteratura, che non è più neanche soddisfatto della prospettiva del saggio che beve il tè, che parla della cerimonia del tè, ma che in fondo si rompe le palle col Giappone. E Kojève vede che, come ha detto Cristiana, la gente scopa, ma soprattutto che desidera ancora, questo è il problema, desidera ancora anche alla fine della storia. E quindi si pone il suo vecchio problema, per cui io sostengo, Marco lo sa, è una vita che ne parliamo, che resta kantiano Kojève. Secondo me Hegel non l'ha capito in fondo. Resta dualista, e una filosofia del desiderio può non essere dualista soltanto se lo è nel senso che il desiderio desidera se stesso. Se è una filosofia del desiderare il desiderio. E se no c'è sempre un due, c'è sempre, come dici te, come uno psicanalista, c'è sempre un altro. Quindi si dà un resto, non solo perché il saggio è mortale, come diceva giustamente prima Paolo, ma perché, direbbe Lacan, il y a du désir, c'è del desiderio. Ah, tra l'altro su Fede e Sapere, no, che richiamava Paolo. Paolo prima, è interessante il fatto che nelle lettere di cui si è parlato, del 35, in una Lacan chiede a Kojève di Fede e Sapere, proprio manca a farla apposta, a proposito dell'importanza che in quel testo ha in Hegel la mortalità. Cristiana. Sì, mi era stato
per registrare, però forse è meglio usare il microfono. Da non filosofo ovviamente, da psicanalista, però mi sembra che dove Kojève, sempre appunto nella grandiosa introduzione, dove lui parla del Giappone, che è una nota poi mi sembra, no? Lui prima dice una cosa che da psicanalista con una formazione lacaniana mi ha veramente molto molto colpito, perché lui dice una cosa di questo tipo, chiedo lume ai filosofi, ecco è tornato anche Paolo, alla fine della storia verrà meno l'azione negatrice nel suo senso forte e l'uomo smetterà di fare la lotta e di avere, ma credo proprio dica, sete di sangue, una cosa di questo tipo, e resteranno, che cosa resterà allora? Resterà, so, lui dice, l'estetica, l'amore e non mi ricordo che altro, e cioè tutte le cose che fanno l'uomo felice. A me questo mi ha molto sorpreso perché, insomma, adesso poi chissà quante cose ci sarebbero da dire sopra, c'è anche un commento di Miller, ma insomma, Lacan dal ventesimo seminario, cioè in realtà molto prima, inizia l'elogio della femminilità, cioè in fondo l'oltre Edipo è segnato proprio da questo, no? Cioè da una rinuncia a un esercizio fallico, insomma così, diciamo distruttivo. Ecco, mi ha molto colpito questo, insomma, no? Questo venire meno di questo piano, e non è un caso che poi insomma, questa piccola nota viene ripresa da Agamben nell'aperto, insomma, no? Insomma, in questa lettura, vabbè, questo, volevo dire questo. Grazie. Prima di dare la parola a Giamila, una piccola notazione biografica. Naturalmente con mille perplessità rispetto all'utilizzo della biografia per spiegare un pensiero, però alcuni dati possono essere utili anche per capire quanto di paradossale, quanto scarto, per usare appunto la terminologia di Luciano, c'è anche in un pensiero che è sistematicamente provocatorio e volutamente provocatorio. Io così leggo parte dello scambio con Leo Strauss, così ho letto, sempre letto la nota sul Japanese Way of Life, ma naturalmente sarebbe da discuterne a lungo, però si riallacciava a quanto dicevi te, Cristiana. La nota compare nella seconda edizione dell'introduzione alla lettura di Hegel, dopo, lo scrive Kojève stesso nella nota, dopo un viaggio che ho fatto nel 1963 in Giappone. Ecco, quel viaggio non è un viaggio di lavoro, è un viaggio di piacere. Kojève ha una liaison amorosa con una donna giapponese, una diplomatica, ahimè anche con una parte della famiglia di Kojève abbiamo cercato di rintracciare questa donna, sono stato a Tokyo ma non pare che non sia scomparsa totalmente. Una donna di cui si hanno soltanto delle foto, donna molto bella, Kojève la foto e ha lasciato qualche pagina di appunto su di lei. Allora è interessante, Kojève va e sta, se non ricordo male, 8 mesi a Tokyo con questa donna e scrive questa nota. In questi 8 mesi Kojève non fa assolutamente nulla se non viaggiare, visitare, fare molte fotografie, aveva una grande passione per la fotografia, e studia naturalmente, e da lì torna e scrive quella nota nel 63. Ed è interessante capire anche insomma il contesto storico che conduce Kojève a redigerla. Giamila. Io volevo dire 3 cose, diciamo. La prima è una sorta di risposta alla domanda reiterata sul perché Kojève oggi, al di là diciamo, delle risposte che sono state date, quindi la macchina mitologica, le ripercussioni che hanno fatto sì che appunto che Kojève si è propagato in maniera pesante all'interno della filosofia novecentesca e non soltanto nell'ambito degli studi hegeliani. C'è una ragione prosaica che era quella che spiegavo inizialmente, c'è molto da fare su Kojève, non solo da un punto di vista diciamo, di riscoperta
aperta di lettura e comprensione degli scritti inediti, ma anche rispetto a scritti editi, diciamo più recentemente, che sono scritti mastodontici e ancora poco studiati. Ma c'è qualcosa, diciamo per me di più significativo, essenziale, di meno prosaico, che ha a che fare con l'aspetto, diciamo così, rompicapo del pensiero e della scrittura di Koceev. Il fatto che diciamo, la filosofia e il pensiero koceviano apra uno spazio ermeneutico per certi versi infinito, dimostrato dal fatto che ci interroghiamo, dal fatto che Koceev viene tirato, spostato e, in diverse direzioni, non parlo soltanto di campi del sapere, ma appunto prese di posizione filosofiche, politiche e teoriche in senso lato. Questo spazio ermeneutico infinito è in parte diciamo, intrinseco e strettamente dipendente da una scrittura volutamente che volutamente appunto chiede di essere interpretata oltre una letteralità, ma insomma quando dico rompicapo lo dico nel senso più sincero, cioè ci interroghiamo sul senso di tutta una serie di affermazioni, conclusioni, prese di posizione che troviamo sviluppate all'interno del suo pensiero e che non lasciano risposte univoche. Fra queste alcune di quelle che sono state sollevate appunto Koceev è un pensatore del resto e quindi è un pensatore che appunto non chiude fino in fondo, o invece è il pensatore della fine della storia, della fine della filosofia, della fine di tutte le fini, e quindi un pensatore che chiude. Koceev è vittima del suo ateismo e quindi diciamo risuona con questa domanda, perché vittima dell'ateismo significa essere poi in fondo un pensatore di un monismo immanentista che invece chiude. Koceev è marxista o Koceev è il peggiore dei razionali? Insomma, tutto questo spettro di domande, l'ampiezza del raggio che Koceev apre sempre e comunque dice di questa dimensione di rompicapo e dice, di spazio ermeneutico infinito. Su questa cosa io volevo dire due cose che toccano le varie relazioni, forse più quelle di Luciano Di Fiore e di Paolo Vinci, semplicemente per la mia ignoranza e la scarsa dimestichezza con la psicanalisi, però forse la tocca. E poi c'è una domanda più specifica su una questione magari marginale che ha sollevato Paolo. Allora, io sono molto d'accordo con questa idea di Koceev pensatore, diciamo così, del resto, e quindi in questo senso un po' dissento dall'idea di Koceev vittima del suo ateismo. Nel senso, e in questo senso però Koceev, perché più kantiano, Koceev più autenticamente hegeliano, non nella sua lettura di Hegel, ma hegeliano nel senso in cui Paolo legge Hegel, cioè di un pensatore che non chiude. E questa, tra l'altro, appunto Koceev si pronuncia sulla questione del monismo-dualismo proprio nell'intervista che tu dicevi, che tu evocavi prima, con Tran Duc Tao, in cui insomma, si dibatte sullo stato, sul rapporto della lettura koceviana del rapporto uomo-natura proprio in termini di dualismo-monismo, e lui rivendica questa nozione di dualismo dialettico, quindi un dualismo non ontologico, e dice di aver rinunciato al monismo hegeliano. Quindi Koceev interpreta Hegel come un pensatore monista, cosa con cui rispetto a quale non sono d'accordo, ma dice di aver rinunciato a quel monismo e di aver invece sposato un dualismo di altra natura, un dualismo dialettico. Però poi l'ipotesi che forse Paolo tu dicevi, c'è forse una traiettoria per cui effettivamente Koceev è un pensatore del due che però termina come un pensatore dell'uno, se capisco bene, e invece Luciano De Fiore dice no, invece Koceev resta un pensatore del due, nasce pensatore del due e muore pensatore del due. Tenderei a propendere per questa opzione e direi su questo allora Luciano De Fiore dice c'è del desiderio fino alla fine, c'è del desiderio anche nella fine, dopo la fine della storia. E secondo me un'altra chiave per dire una cosa simile è dire che c'è della filosofia anche alla fine della storia, e c'è della filosofia anche nell'era della saggezza. È una roba su cui diciamo in maniera un po' ossessiva batto il chiodo da qualche tempo, perché Koceev, diciamo, l'ultimo Koceev si dedica a una riscrittura, un tentativo mastodontico di riscrittura del sistema del sapere hegeliano, una riscrittura dell'enciclopedia. Adesso poco importa, diciamo, un progetto che è uno scacco alla fine, perché non riesce a portarlo avanti anche proprio per le dimensioni e ambizioni enormi e smisurate, però c'è qualcosa in questa affermazione, anzi questa duplice affermazione: da un lato la storia è finita, lo sappiamo tutti, la filosofia anche, si estingue la saggezza, e però c'è ancora bisogno di riscrivere il sistema hegeliano, riscrivere l'enciclopedia. Perché
perché riscriverla per mettre a jour, per aggiornare. Quindi c'è qualcosa del, diciamo, una dimensione dell'aggiornamento che giustifica una ripetizione. Quindi la storia è finita, la filosofia è morta, c'è solo la saggezza, e però si tratta di riscrivere il sistema, riscriverlo, non quindi riscrivere il sistema hegeliano, ripetere Hegel. Ecco, mi chiedo se uno dei modi, diciamo, per pensare questo scarto, questo due, questa non totale adesione al monismo da parte di Kochev, non entri, diciamo, non possa essere pensata all'insegna di questo gesto della ripetizione, che è anche una nozione che ha, diciamo, un'eco psicanalitica. Non vorrei creare accostamenti, ripetizione, equazione, ripetere, perché forse non sono quelli, insomma, lì c'è un tentativo cosciente, volontario di ripetere. Ripetere perché? Perché c'è un tempo, cioè, quindi c'è la storia è finita, ma c'è il tempo, e quel tempo chiede di essere aggiornato, chiede un aggiornamento. Questa è una cosa. Mi chiedo se, quindi, da un lato possiamo pensare a una ripetizione, e anche nel senso della seconda morte che tu dicevi, cioè c'è una fine e poi c'è una seconda fine, o comunque ci sono altri fini di cui la filosofia si fa carico. La filosofia ha questo ruolo, diciamo, di aggiornare e di reiterare la fine, rimettere in atto la fine. Chiudo rapidissimamente su una domanda che era più specifica rispetto a Paolo. Io volevo sapere il tuo grado di condivisione dell'interpretazione che, appunto, Kochev, nel testo che citavi, Hegel e Freud, dà della lettura hegeliana del cogito cartesiano, inizio troppo precoce, troppo immediato, troppo astratto, che invece andrebbe, diciamo, che va rimesso, ricollocato, io penso va ricollocato su mio desidero. Questa operazione qui è un'operazione di Kochev, nel senso che, se penso, appunto, l'inizio, diciamo, filosofico, fenomenologico, la certezza sensibile, è una coscienza che non desidera in prima istanza. Forse, se dovessi dire che fa la coscienza, che fa la coscienza all'inizio della fenomenologia, erra nel senso dell'erranza vagabonda, ma anche nel senso dell'errore a cui è costantemente esposta, ma non è immediatamente un costrutto desiderante, quello coscienziale, cioè, quindi prima di arrivare al desiderio. Quindi mi chiedevo se tu, diciamo, in questa idea, secondo cui Hegel ricolloca, fa cominciare tutto con un io penso incentrato sul mio desidero, ci leggi una cosa realmente hegeliana o no? Vabbè. Prima di dare la parola a Paolo perché risponda, Nello Preterossi, scusate. Vabbè, abbiamo già parlato ieri del concetto politico, il rapporto a Schmitt. Sentendo Giamila, mi viene in mente una cosa, che questa domanda che ne è della filosofia dopo, ma anche del desiderio, per certi aspetti si potrebbe dire su un altro piano anche della politica, dopo la fine della storia, non è solo di Kochev, cioè assomiglia moltissimo a delle domande che si pone Gramsci nei quaderni, in alcuni passi, in cui si chiede, ma nello stato integrale, una volta che la contraddizione è compiutamente risolta, che ne è della filosofia, della religione, dello speculativo, dell'ideologia, mette tutto insieme, è tutto sullo stesso piano, dell'egemonia, ovviamente, che non si dà più a quel punto, e alla fine verrebbe quasi da dire sì, dell'umano, perché e persino assomiglia a una domanda soreliana, lì è più su un piano diciamo di forma di vita e di organizzazione della vita sociale, perché Sorella nelle riflessioni sulla violenza dice, ah, che bello, sì, finalmente poi ci prendiamo questo, rovesciamo tutto, lo facciamo senza il sindacato organizzato, senza il partito organizzato, poi però fa, e poi che facciamo? La produzione come la organizziamo? Soprattutto come evitiamo che sia una cosa alienante? E tira fuori gli atelier, no? Quella cosa, e anche quest'idea di che ognuno deve essere eroe, no? Un eroe quotidiano, una forma di vita sociale in cui chiunque si può sentire protagonista, che poi peraltro sembra un po' velenosamente la promessa neoliberale fallita, per carità, però forse gli spiega un po' di questa presa, diciamo. E questo io penso sia un tema, cioè, quindi da questo punto di vista Kochev è un grande intuitore, anticipatore, non so come dire, o quello che mette, come dire, mette un po' sul tavolo dei nodi, non, io francamente non li sistematizza, non
non scava fino in fondo, c'ha queste grandi intuizioni e questa capacità di prendere temi di fondo che ci circolano in molti autori, circolano soprattutto fondamentalmente in un pensiero, diciamo così, marxista o post-marxista, essendo lui, sono d'accordo, cioè avendo un'idea di Marx o del marxismo, ma poi forse poco marxista, o forse proprio perché c'ha quell'idea di Marx o del marxismo, è reazionario. Cioè reazionario nel senso, io lo dico senza giudizio, cioè nel senso, anzi mi sta pure simpatico, per questo, cioè lo dico così fra virgolette, quello che voi dite quando lo qualificate come reazionario, che per me non vuol dire niente, cioè nel senso, anzi forse è un complimento per certi aspetti, non è perché non è marxista, no, forse proprio perché declina in un certo modo il marxismo occidentale, diciamo così, ecco, si situa all'interno del marxismo occidentale, comunque declina in un certo modo l'hegelo marxismo. Questione Hegel, io l'ho già detto ieri, per me Kojève opera un interessantissimo ma fondamentale fraintendimento di Hegel sulla lotta del ricoceto, ma anche sul sapere assoluto che porta sul piano della storia, che era, diciamocelo, questa è una castroneria proprio, cioè un errore marchiano, no? Dopodiché lui può fare quel che gli pare perché usa e quindi che gliene frega, vuole proporre un'altra cosa, però diciamo si fa fatica a dire è un'interpretazione di Hegel, è un uso libero di Hegel, ecco, che definisce un'altra cosa. È un altro autore poi, ma anche sul politico, cioè lo spirito oggettivo in Hegel resta inconciliato, resta attraversato dal negativo, non c'è alcuna fine conciliazione finale, proprio quello è totalmente sbagliato, no, l'abbiamo già detto ieri. Per cui, come dire, hegeliano, ma non lo so, cioè, usa Hegel liberamente, ecco, e ci fa un po' quello che gli pare. Che poi questo sia stato straordinariamente produttivo è indubbio, è interessante, però ecco, forse bisogna prima partire da questo, cioè che è proprio l'ultimo autore con cui accedere a Hegel probabilmente, ecco, cioè nel senso è interessantissimo, ma per ultimo, va, perché se uno passa da lì si fa delle idee che poi forse spiegano pure certe idee strane della filosofia francese, ecco. A poi c'è una domanda per Paolo, ma è una vecchia questione perché ne discutiamo sempre, cioè questo uso politico della psicanalisi, che assomiglia anche a un po' come tu proponi, ma non solo te, non lo fai solo tu, insomma, di utilizzare Benjamin fondamentalmente, la violenza divina. Io francamente non lo capisco nel senso, non capisco in che misura sia politico, sia produttivo politicamente, stia in un orizzonte hegelianamente che incorpora dentro di sé un realismo politico anche, cioè un rapporto tra, come vogliamo dire, tra normatività ed effettività, fra progettualità e appunto Wirklichkeit, diciamo così. Cioè che intuisco il bisogno di immaginare, direbbe Baudet, altre vite, di immaginare altrimenti. E posso anche capire che la psicanalisi venga vista, poi voi in modo particolare siete peculiarmente appassionati, ma non è che lo dico senza, cioè mi trovo stimolante anch'io, come la chiave dominante. Faccio fatica, tranne una politica, devo dire la verità, che tutti i tentativi sono falliti, cioè o sono deboli o sono più istanze, cioè ecco, c'è una psicanalisi politica, c'è una politica della psicanalisi, c'è una politicizzazione possibile, una psicanalizzazione della politica, e attraverso Kojève poi, non lo so, perché una politica in cui c'hai il tuo desiderio, ma a parte il proprio desiderio spesso è una tragedia, né? Nel senso che tu stesso l'hai detto, e allora ne fai una politica, ma in che senso? Forse ne fai una dimensione metapolitica, esistenziale, poco in grado di incidere nella realtà. Paolo. Dovrebbe rispondere più lui di me, però.
Allora, prima questione, anche pensando alle cose molto interessanti che ha detto Luciano, sì, la metterei così. In Kojève c'è un'idea indiscutibile di fine della storia e quindi di compimento chiuso. Diciamo, questo c'è nella lettura che Kojève fa di Hegel. Poi la posizione di Kojève può essere questa più dualista, di recuperare il dualismo. Quindi su questo ci siamo capiti, però è importante tener fermo che quello che Kojève scrive su Hegel va tutta nella direzione del portare il due all'uno, eccetera. Detto questo, rispetto ad Hegel, io penso che questa sia una lettura sbagliata. Chi citavi Baudet, ma noi, insomma, io Baudet appunto l'ho letto nel 74, Sistema ed epoca in Hegel, e attraverso Baudet ho sempre fatto una lettura di Hegel e non quello che ricapitola, che guarda solo al passato, eccetera, eccetera. Quindi il problema, diciamo, di Hegel è un altro, non è quello cioè non è quello di Kojève. Quindi, come bilancio, possiamo dire che veramente siamo di fronte a un paradosso, cioè chi ha più sviluppato delle possibilità, cioè chi ha mantenuto in vita un Hegel che poteva apparire un cane morto, però è uno che non credo che non capisse la fenomenologia, ma che coscientemente la violentava, perché qui io potrei farla lunghissima, cioè rispondendo anche a Jamila, la coscienza hegeliana non è desiderante, non lo è neanche l'autocoscienza, e comunque il desiderio non è quello di Kojève, perché il desiderio è esattamente l'opposto del riconoscimento in Hegel, cioè il desiderio è autoaffermativo, è la negazione dell'altro, è una cattiva infinità. Quindi diciamo, Kojève non ci serve a capire Hegel, però paradossalmente ci stimola a continuare a discutere alcune questioni di Hegel. Rispetto a Marx ancora di più, cioè io penso che Kojève col marxismo non c'entri nulla, però ha colpito l'immaginario, non so, di una generazione di intellettuali francesi l'aver assunto un aspetto di Marx, che tra l'altro è un aspetto hegeliano di Marx, cioè il fatto che l'uomo, il tat, l'agire, il lavorare sia un mettere al mondo se stesso. Questo Marx, il tema dell'autorealizzazione. Questo tema dell'autorealizzazione del soggetto è una delle questioni, secondo me, Nello ne sottolinea anche tante altre, ma non dell'obsolescenza, ma comunque della problematicità di un'impostazione marxista classico, Hegel marxista, della politica di oggi, perché oggi non ci crede più nessuno all'autorealizzazione, no? Cioè nel senso del superare l'alienazione, del recuperare la propria essenza, no? Cioè quello del Marx dei manoscritti, che tra l'altro dice quelle cose molto onestamente citando la fenomenologia dello spirito, no? Quel passo famoso, il segreto della fenomenologia dello spirito è la dialettica della negatività in cui abbiamo, no? Quindi su Marx vengo per farla breve alla questione della psicanalisi e politica. La metterei in questi termini. Ora, Bruno ha scritto proprio un libro sul Kojève e il Lacan politico, e quindi io diciamo sono in una fase molto più embrionale, però penso che oggi il fare politica oggi non possa prescindere dalla psicanalisi come diciamo, se volete, più che da Lacan, dal Freud del disagio della civiltà, quello che può essere considerato il testamento, cioè c'è un problema di disagio della civiltà, e quindi diciamo, la psicanalisi diciamo, è uno dei massimi apporti che il Novecento ci ha dato per andare oltre una visione riduttiva della soggettività, che tu mi insegni, e poi politicamente...
Sì, il problema è questo, però io lo coniugherei in un modo più preciso, che è un tema che, perché il mio rapporto con Bruno Moroncini è strano, perché ogni tanto sento in lui delle cose, appunto un anti-aghilismo che mi fa un po', però poi su tante cose, appunto, c'è una cosa anche nel tuo scritto ultimo che ho appena letto, questo presente in cui si parla di Antigone, della seconda morte, c'è una cosa nel saggio di Bruno Moroncini molto interessante, cioè un tentativo di usare Benjamin, mi viene in mente perché l'hai citato te, cioè questo recupero, cioè questo dire è possibile un uso politico della psicanalisi, può passare anche per una certa lettura di Benjamin. E qual è il punto, secondo me, da cui partire? È solo un punto di partenza, ma il punto è questo che Benjamin chiama l'agonia raggelata, cioè siamo in una dimensione che si è totalizzata, in qualche modo chiusa, e il sempre uguale lo chiama anche Benjamin. Allora, dentro, diciamo, una riproduzione capitalistica che ci porta a un sempre uguale, sono tramontate le idee classiche, grandiose di un soggetto forte che supera tutto ciò. Cioè, questo è stato il grande progetto del Novecento, cioè di uscire dal capitalismo sulla base di una filosofia della storia che ci portava, no, a un nuovo assetto. Penso che invece abbiamo conquistato la necessità del muoverci dentro questa dimensione, cioè del ferirla, del scavarla, del ritagliarsi, cioè, e credo che in Benjamin e nella psicanalisi ci sia questo, cioè ripartire non dalla condizione umana, non in un senso esistenzialistico ed umanistico, ma dalla condizione umana nel senso della tragicità, cioè che è anche una riflessione perché siamo messi così male, perché credo che la politica di oggi debba partire da questo senso. Perché Lacan dice perché siamo così malati, oppure perché siamo così paranoici, nevrotici, cioè è questo, diciamo, qualcosa Benjamin e Freud ce lo dicono, cioè quindi diciamo su un rapporto col passato e con la catastrofe della seconda natura che è stato il Novecento, pensiamo ad Auschwitz, no? Cioè, noi in qualche modo ragioniamo dopo Auschwitz, anche in termini politici, dopo i grandi totalitarismi, e allora dobbiamo ripartire dall'aggressività, dalla violenza, dalla gelosia, dall'invidia, da queste passioni nere che, diciamo, la un'ultimissima cosa, quando i francesi hanno preso troppo la lettera Kojève, sono caduti però nel postmoderno, che è un qualcosa che a me fa venire un po', cioè l'orticacchia. Infatti Kojève stesso diceva: i francesi filosofi non mi capiscono, gli unici a capirmi sono i teologi, e sceglieva naturalmente o Jacob Taubes oppure i gesuiti. Sì, accidenti se lo cita. Sì, Taubes lo cita, è molto influenzato da Kojève. Nella sua autobiografia Taubes scrive che si convincerà ad andare a trovare Carl Schmitt a Plettenberg solo esclusivamente perché Kojève, che cito a memoria Taubes, è il filosofo più importante che io conosca, mi ha detto che ci devo andare. Sono 20 anni che tutti quelli che conoscono, si occupano di teologia politica, mi dicono che devo andare. Io, tra l'altro, l'edizione che è appena stata pubblicata da Delphi, la corrispondenza agli scritti Taubes e Schmitt, raccoglie tutti questi materiali ed è molto interessante da questo punto di vista. Se non ci sono altre domande, c'è un'ultima chiosa che voleva fare Cristiana? Una piccolissima cosa rispetto a questo tema della psicanalisi e della politica, ma io non so effettivamente come si possa utilizzare, diciamo così, la psicanalisi in quanto strumento politico, ma so che si deve cercare di fare, perché io sono convinta che nelle stanze d'analisi, se di analisi si tratta, perché qui io veramente non mi dico lacaniana ma mi dico freudiana, invece sono lacaniana, cioè l'analisi non è un'ortopedia
L'analisi è essere pronti a smarrire se stessi completamente, è quasi un cammino iniziatico, a che non si sa, ma insomma a proposito di desiderio, no? Ecco, io penso che l'analisi in questi termini è politica, è uno strumento potentissimo che cambia i soggetti, che cambia le relazioni tra i soggetti. Insomma, Paolo citava il disagio, ancora prima Freud di psicologia delle masse, che è più un pochetto più ottimista rispetto al Freud del disagio, che è raggelante, no? E dice, ma gli esseri umani in fondo sono bestie, no? Uccidono volentieri, cioè la lettura della guerra, insomma, che da Freud come si fa a prescindere, ma sembra che ne abbiamo imparato niente, però, no? Cioè ancora non lo sappiamo che siamo bestie feroci. E se la psicanalisi non è un'ortopedia, ma prego? Sì, vabbè, io faccio lo psicanalista, però devo, insomma, però un conto è saperlo cognitivamente, un conto è saperlo sulla propria carne. Allora, il tempo di Tucidide l'inconscio non c'era. È impossibile che accada qualsiasi cosa senza pensare che esiste l'inconscio, ma esiste veramente, esiste veramente. Vabbè. Sulla carne. Massimo Palma, che è stato anch'egli nominato. Solo due suggestioni rapidissime sulla fortuna di Cogè, fortuna sfortuna, che ci portano a parlarne ancora oggi, e sulla sua collocazione, c'è un'attualità di Cogè, no? La domanda che si fa sempre all'inizio di ogni convegno, ne parliamo perché è attuale. Ovviamente le perplessità sono condivisibili. Molto condivisibili. Diciamo che Cogè è stato attuale 30 anni fa, quando Fukuyama, proprio 30 anni fa, ha espresso la sua prima devastante opinione sulla sua prima volgarizzazione della fine della storia. Ora ci ripensa anche in tempi, proprio poche settimane fa ha avuto l'ultimo ripensamento. Diciamo che probabilmente, forse, si potrebbe fare un tentativo di interpretare Cogè in chiave, ora dico una parola che io personalmente odio, biopolitica, cioè che Cogè sia uno dei primi pensatori della biopolitica liberale, cioè che abbia descritto lo stile di vita, quella che Foucault, che è stato opportunamente chiamato in causa, dei primi pensatori dello stile, dell'estetica dell'esistenza, in chiave dell'ultimissimo Foucault, e che nel far questo abbia descritto, ma attraverso soltanto scritti provocatori, e questa cosa va detta, perché non sappiamo se questa è la sua vera opinione, però è quello che ha scritto in modo pubblicato che ci spinge a parlarne in questo modo. Gli scritti sul Dernier Mot Nouveau di François Sagan, insomma, sono scritti che vanno in questa direzione, cioè piccoli articoli, piccoli interventi che ci danno queste chiavi di lettura su come si vive in un mondo che oggi chiamiamo neoliberale, no? La biopolitica soltanto in questo senso, biopolitica, la politica della vita, come si governa la vita oggi e come si stilizza l'esistenza, che modello, che narrazione si propone dell'esistenza in un mondo uno, in cui non ci sono resti, in cui si narra che non ci siano residui. Questa forse una suggestione. Che Cogè fosse un personaggio ambiguo, molto ambiguo, l'hanno capito molte persone contemporaneamente a Cogè, e uno di quelli che l'ha capito bene è stato Benjamin, che nel 38 parlava con grandissima preoccupazione a Horkheimer per lettera di questo strano russo che difendeva posizioni staliniste all'epoca dei processi di Mosca, per cui tutta la sinistra europea era molto preoccupata di quello che stava succedendo all'epoca in Unione Sovietica, e Benjamin aveva visto in Cogè, che parlava al Collège de Sociologie, invitato da Bataille, un esponente di uno stalinismo che ormai non andava neanche lontanamente di moda, neanche come opposizione al nazifascismo imperante. Diciamo che il sospetto che Benjamin nutriva nei confronti del Collège de Sociologie, nei confronti di Cogè, era un giudizio radicalmente negativo e basta.
l'ultimissima annotazione, forse sulla domanda che ha fatto Giamila, forse il testo del 36 su Hegel e Cartesio forse va letto anche, potrebbe, è proprio un'indicazione che mi viene a giudicare dalla coincidenza con alcuni scritti, anche quelli, gli unici editi di quegli anni, cioè le recensioni che Cogef faceva a testi di fenomenologia, forse c'entra qualcosa anche Husserl e le meditazioni cartesiane, che è un testo parigino che potrebbe essere stato tra le letture di quell'epoca, diciamo, visto che Cogef apparentemente esordisce come recensore dei testi di fenomenologia tedesca, anche piuttosto noiosi, che puntualmente scheda per Recherche Philosophique, e appunto la rivista dell'amico, mentore e diciamo collega di spionaggio Alexandre Coiré, che è un altro dei corruttori di Hegel, no? Che vanno menzionati, perché l'interpretazione di Cogef nasce dalla spericolatissima lettura che Coiré dà del tempo in Hegel, quindi non nasce completamente dal nulla. Poi ci sono le influenze, il Marx che è stato giustamente richiamato, il Marx dei manoscritti, appare nell'introduzione alla lettura di Hegel in esergo. L'esergo viene dai manoscritti ed è l'esergo sul lavoro, ma forse è stato già detto altre volte, forse dietro la lettura che Cogef dà del lavoro in Hegel c'è più Junger che Marx, più l'arbeiter di Junger che Marx, e qui c'è cosa c'è veramente nella biblioteca di Cogef in quegli anni 30, questo è il grande problema. Grazie Massimo. Tra l'altro sul collega di spionaggio sarebbe da aprire una questione lunga che magari un giorno dibatteremo. Grazie a tutti e appuntamento per oggi pomeriggio alle 3:30 qui. Grazie, buon pranzo. Ciao.